C'è oggi un straordinario pubblico giovanile, probabilmente molti di voi sono quelli che abbiamo visto in televisione, per le strade, nei vari eventi, nelle varie manifestazioni di Friday for Futures, una generazione come dire, molto incentrata sulle tematiche dell'ambiente, della sostenibilità, dello spreco, delle risorse. E quindi questa giornata che si chiama, questa mattinata che abbiamo chiamato la sostenibile bellezza del recupero, in qualche modo è veramente dedicata a voi, oltre che ovviamente a tutti quanti noi. Quello che vogliamo mostrarvi attraverso gli esempi che ci mostreranno Giovanni Cappelletti e poi subito dopo Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, è una visione della, diciamo, dell'architettura, ma anche delle città, del patrimonio costruito, come qualcosa che non è affidato, come è stato fino a poco tempo fa, alle mode. Facciamo gli edifici più strani, gli edifici più bizzarri, cioè come se costruire la città fosse quasi un fatto di consumo, no? Cerchiamo la novità ad ogni costo, ma invece una visione che guarda all'intero complesso del costruito in cui noi viviamo come qualcosa che giustamente si può modificare nel tempo. E la modifica, quella che noi chiamiamo il recupero, no? Recuperiamo una strada, recuperiamo l'antico, eccetera, eccetera, e diventa una nuova forma di bellezza. Quindi questa visione dell'architetto come un traghettatore, da una condizione, diciamo, a volte anche molto miserevole, in cui si sono ridotte, diciamo, le nostre città, a far vedere la bellezza che era nascosta e a portarla sotto gli occhi di tutti, anzi, addirittura, diciamo, aumentandola. Quindi non è quello che generalmente la gente pensa al restauro come a un semplice consolidamento di quello che c'è, ma anzi vedremo negli esempi che ci saranno proiettati oggi come riprendere in mano e ridare vita a un edificio esistente, a un edificio antico, anche semplicemente ad un edificio vecchio, sia ripensarlo integralmente come uomini d'oggi, quindi adeguarlo, diciamo, alla nostra sensibilità, ma adeguarlo, diciamo, nella maniera più corretta, più giusta possibile. Il primo intervento di oggi, quello che ci illustrerà l'architetto Cappelletti, è un intervento centrato su una città meravigliosa, specifica, Palermo. Vedrete che dopo aver visto questa presentazione cercherete tutti un volo Ryanair per un weekend da andare subito a Palermo a vedere questo palazzo meraviglioso che ovviamente Giovanni li ospiterete tutti, no? Quindi no, no, va, ça va sans dire, quindi siete tutti, diciamo, invitati col biglietto del Cersaio. Che è una cosa, diciamo, che almeno dal mio punto di vista colpisce innanzitutto perché di solito si pensa sempre al sud d'Italia come all'ultima ruota del carro, non a caso la Sicilia è appesa al fondo dello stivale, ma se guardiamo le cose all'incontrare dalla Sicilia verso il nord, vediamo invece che per esempio in questo caso la Sicilia, e tutti e due gli architetti operano in Sicilia, è uno straordinario laboratorio che ha molto da insegnarci, veramente molto da insegnarci su come noi si possa mettere le mani sul nostro patrimonio storico e come si possa dare un significato nuovo al tema del recupero. Siete tutti giovani, non vi prometto che rispetteremo tempi da TikTok, però Giovanni, se vuoi cominciare, ti cedo subito la parola. Buongiorno a tutti, grazie mille Fulvio per le parole, ma soprattutto per avere, come dire, lanciato la Sicilia dal punto di vista della centralità che effettivamente ha nel Mediterraneo, ma potrebbe avere anche, a maggior ragione, in questi anni nell'insieme dell'Europa. E in effetti è uno dei temi che
che ha sviluppato, che abbiamo cercato di sviluppare con Palazzo Butera, è stato proprio quello dell'accoglienza anche a livello dei migrati in città a Palermo. Ma partiamo con la presentazione. Chiederei per favore di spegnere questo faro che mi dà un po' noia. Allora, Palazzo Butera è un palazzo che ha avuto una storia costruttiva estremamente articolata e complessa. Nasce come prima impostazione alla fine del 600 ed arriva come ultima conclusione alla fine del 700. Fine del 700 che, come dire, vede completata la fase costruttiva più importante, con tantissime modifiche, tantissime aggiunte, tantissimi adeguamenti funzionali, che lo portano a essere di fatto una grande dimora, la principale dimora aristocratica a Palermo, a parte Palazzo Reale, con una presenza sul fronte mare palermitano estremamente importante. Diventa a tutti gli effetti una specie di barriera, di muro, che separa di fatto la città dal mare e in qualche maniera manifesta così l'arroganza dei principi, che è come se si fossero appropriati di questa vista meravigliosa. Naturalmente la storia del palazzo poi continua anche nel Novecento, dove subisce tantissime modifiche, tantissime alterazioni, specialmente il secondo piano nobile, perché viene trasformato in scuola, man mano viene persa la funzione residenziale e abitativa. Il palazzo, quando è stato acquisito nel 2015 da Massimo e Francesca Valsecchi, era in uno stato medio di conservazione, nel senso che il secondo livello, secondo piano, era molto rovinato, il primo piano nobile era abbastanza ben conservato ma molto degradato. L'idea con cui è stato acquisito il palazzo è stato proprio quello di trasformare e di far diventare una dimora privata, quindi un palazzo nobiliare, in uno spazio espositivo pubblico, nel senso che è aperto al pubblico, che ospita le collezioni dei nuovi proprietari e che soprattutto si apre alla città attraverso un sistema di percorrenze che integra in qualche maniera il vecchio tessuto della casa, cioè del quartiere che sta alle sue spalle, con il fronte mare. Questa immagine mostra chiaramente quello che stavo dicendo prima, cioè abbiamo un fronte estremamente consolidato che fa argine alla città, si accampa sul sistema delle mura antiche, che è il sistema che voi vedete rappresentato dove c'è la scalinata, e diventa quasi parte dal punto di vista paesaggistico del profilo urbano della città, diventa un elemento molto importante. Dal punto di vista tipologico il palazzo è caratterizzato dal fatto di avere una singolarità, cioè è composto da due piani nobili, cosa abbastanza strana, perché il primo piano nobile era abitato dal principe titolare, cioè il principe di Butera, che era il titolare del titolo più importante della famiglia, in possesso della famiglia Branciforti. Il secondo piano nobile era invece abitato dal suo erede, quindi è come se fosse, non so, il delfino per il re di Francia. La distribuzione planimetrica dei due piani è assolutamente identica, sono entrambe caratterizzate dal fatto di avere una grande galleria d'ingresso, che è questa, e la si trova anche ai livelli superiori, che è servita da un grande scalone monumentale. Dalla galleria d'ingresso ci sono una serie di enfilade di saloni, 8 saloni monumentali che affacciano lungo il mare, sul mare. La parte posteriore verso la città è caratterizzata dal fatto di avere delle retrocamere, che sono l'aspetto più, diciamo, domestico di residenza dell'abitazione, dove è più facile scaldare gli ambienti, dove è più facile dimensionare e abitare in maniera meno enfatica. Questo fatto ha determinato anche il fatto che il palazzo ha una sezione abbastanza peculiare, perché è caratterizzato dal fatto di avere sul lato mare 3 livelli principali, considerando anche il piano terra, quindi sono i saloni monumentali che sono questi, e sul lato della città 5 livelli, perché a livello dei saloni principali, cioè questo e questo, ci sono le retrocamere di cui parlavamo prima, ma tra retrocamera e retrocamera è stato inserito un piano ammezzato, che era il piano destinato alla servitù. Quindi c'era un sistema di camere al servizio del personale, dove il personale stava e dormiva. Quindi dal punto di vista generale è una struttura abbastanza complessa. E questa struttura tra l'altro viene denunciata in maniera abbastanza esplicita anche poi dal trattamento delle facciate.
Il piano terra ha anche lui delle peculiarità, perché è caratterizzato dal fatto di avere due grandi corti, una e due. La prima corte, che è questa, è la corte, quella che noi abbiamo chiamato Corte delle Palme, era la corte che in antico era la corte di servizio del palazzo, cioè su di essa affacciavano le stalle, affacciavano le carrozze, affacciavano gli archivi e affacciavano tutte le altre funzioni di servizio. La prima corte, invece, la più grande, è questa ed era disegnata da Giacomo Amato, che è l'architetto progettista del primo insediamento, come una corte a tutti gli effetti monumentali, dotata di fontane, eccetera. Dal punto di vista del progetto, questa distribuzione, sia dei piani che abbiamo visto prima, sia del piano terra, è stata assolutamente funzionale al reinsediamento di una funzione. Cioè, in questo caso, l'edificio antico era già in qualche maniera predisposto a ospitare quello che poi sarebbe diventata la funzione nuova. Quindi a piano terra l'idea che queste piazze, che queste appunto corti diventassero come se fossero delle piazze su cui tutti i percorsi di visita facciavano è diventato un elemento portante per il percorso distributivo, come poi sarà ai piani superiori invece l'Anfilad. Quindi dal punto di vista del percorso del nuovo funzione museale, io entro da questa parte, accedo a un primo locale che è la biglietteria, attraverso il bookshop che era l'archivio dell'amministrazione dei principi, entro nel sistema delle corti dal quale poi io mi distribuisco per la visita. Questo è il cancello d'ingresso, lo metto in evidenza perché è una specie di percorso obbligato che abbiamo instaurato per introdurre il percorso dei visitatori dall'androne principale fino all'ingresso della biglietteria. Questa è la biglietteria. Erano dei locali che in antico erano destinati al ricovero e alla conservazione delle acque, quindi erano i depositi d'acqua del palazzo sostanzialmente. L'unico elemento che abbiamo introdotto di nuovo è stato quello che si intravede qua, cioè un nuovo ascensore al servizio del sistema distributivo del museo. Abbiamo mantenuto il dislivello che era esistente, perché poi dal punto di vista dei portatori di handicap abbiamo risolto il problema con una rampa che è direttamente nell'androne. Da questo spazio si accede allo spazio del bookshop, che era invece gli ex archivi del palazzo. Anche in questo caso lo spazio, che come lo vedete adesso, era caratterizzato da questi mobili che quando noi siamo arrivati erano tutti dipinti di bianco, quindi è stato fatto un grossissimo lavoro di restauro a bisturi per portare alla luce di nuovo i colori di cui avevamo traccia della documentazione, e abbiamo lasciato in evidenza l'unico tratto di pavimentazione originale del palazzo, che era caratterizzato da queste maioliche dipinte con un classico disegno siciliano in due parti triangolari che formano poi dei disegni, dei pattern decorativi molto forti. I tavoli su cui sono esposti i libri e sono esposti i cataloghi per la vendita sono ricavati dalle porte di alcuni ambienti del palazzo, e questo è un altro elemento che diventa un elemento di costanza nel progetto di restauro. Cioè, tutti gli elementi, fin dove è stato possibile, sono stati recuperati, cioè tutte le cose che noi abbiamo dismesso all'interno del percorso museale per motivi diversi sono state recuperate e reimpiegate in contesti diversi. Questa è la prima corte, la corte dove si entra all'inizio del percorso di visita, che diventa anche una specie di percorso di corte dove vengono dichiarate alcuni elementi. Questa parete che vedete sul fondo è in realtà un'opera site specific progettata da Anne Patrick Poirier, che sono due artisti francesi, una coppia di artisti francesi che hanno da sempre lavorato con Massimo e Francesca Valsecchi, e quindi c'è una certa continuità. Loro hanno montato questi elementi, che sono dei frammenti lapidi che noi abbiamo trovato durante i lavori di scavo per i lavori di restauro del palazzo, e hanno montato sulle pareti alcune parole che formano dei concetti che sono molto cari alla fine e chiariscono molto il concetto di restauro che abbiamo cercato di portare in avanti. Questi cortili danno poi ingresso a questi spazi espositivi. Gli spazi espositivi sono, in questo caso era la Galleria delle Carrozze, che è caratterizzata dal fatto di avere una doppia altezza e di avere quindi tutta una parete che è questa contro terra, da qui la necessità di foderarla con una controparete, che è una controparete ventilata. L'alimentazione della controparete nasce dalla pavimentazione, che è un altro elemento di novità. Questa pavimentazione, che potrebbe essere in realtà letta come un pavimento alla veneziana, di fatto è un pavimento di calcestruzzo levigato.
Questo perché calcestruzzo mi consente di avere nello spessore del calcestruzzo stesso una serpentina che porta l'acqua calda, quindi tutti i pavimenti del palazzo saranno caratterizzati dal fatto di essere pavimenti radianti. Quello che cambia, essendo il calcestruzzo, è la possibilità di usare inerti diversi all'interno della mescola, per cui in questo caso ho usato una sabbia e una ghiaia di bigliemi, che è la pietra locale, insieme al cemento. In altri casi abbiamo usato colori e pietre diverse in maniera tale da poter cambiare e caratterizzare i vari pavimenti ai vari livelli. Questa è una cosa molto importante, secondo me, perché mostra il grado di sofisticazione che sono arrivati gli operai che hanno lavorato con noi, quindi più che operai, degli artigiani operai, ed è uno dei grossi temi del restauro del palazzo, è stato questo proprio di in qualche maniera trovare ed portare avanti delle conoscenze tecniche artigianali, finalizzando il raggiungimento di un risultato che all'inizio per molte persone non era così chiaro. Stesso discorso per il portone, questo grande portone è fatto in ferro e vetro ed è stato fatto da un fabbro che fino a quel momento non aveva mai realizzato portone di questa dimensione. Il rapporto che noi abbiamo avuto con questi artigiani è stato un rapporto molto dialogico, cioè è stata una dialettica serrata dove tutti noi abbiamo imparato come tutti loro hanno imparato, quindi da questo punto di vista è stato un rapporto virtuoso. Questa immagine rende evidente quello che dicevo prima, cioè la soletta di calcestruzzo è una soletta strutturale, non è un rivestimento semplice come se fosse un terrazzo della Veneziana. Questo elemento è reso evidente dal fatto che qua abbiamo uno sbalzo di circa 1,20 m che affaccia nella sala sottostante. L'altro grosso elemento che abbiamo introdotto in questa sequenza di stanze al piano terra che affacciano sulla prima corte è questo sistema di percorsi, che è sostanzialmente al servizio di questo elemento che ho enumerato col numero 3, che è una galleria, una quota più alta. In questo caso l'idea era quella di trovare una galleria che potesse essere abbastanza oscura per poter ospitare disegni, per poter ospitare fotografie, quindi un problema di conservazione sostanzialmente. È stato individuato questo spazio, che era uno spazio presente, la possibilità di raggiungerlo con una scala, una passerella e un'altra passerella, ha fatto in modo di immaginare un percorso di questo tipo che ha dato luogo a una struttura architettonica abbastanza originale che si avviluppa attorno all'unico pilastro che raccoglie e sostiene le volte di questa sala, è appoggiata in due parti questa scala, un punto qua e un punto qua dietro che non si vede, e da lì stacca la passerella che arriva alla galleria al piano superiore. Anche in questo caso le maestranze sono tutte maestranze locali, questa era una società che produceva carpenteria navale, che quindi non si sarebbe mai immaginato di produrre una scala, però aveva la capacità di poter calandrare i cosciali della scala, che sono cosciali di un certo spessore, perché sono 2 cm di spessore per circa 30 di altezza, con una sezione variabile, cioè la pianta della scala non è una sezione circolare ma una sezione a spirale, quindi tende ad allargarsi, quindi con delle complessità non indifferenti. Questo è il sistema della scala visto da un altro punto di vista, con la possibilità di salire quindi attraverso la scala a questa passerella che connette poi questo spazio, che è lo spazio espositivo di cui parlavamo. La cosa che unisce questi elementi è la realizzazione di questo pavimento, che è un pavimento in vetro, retroilluminato, quindi questo nastro luminoso che si stende, sostenuto da questo elemento in ferro, all'interno della muratura e degli spazi esistenti del palazzo. Questa passerella poi arriva ad affacciarsi a un altro spazio espositivo per aiutare anche a vedere le cose da un punto di vista diverso. Io qua mi posso affacciare e vedo le opere che sono esposte da una prospettiva abbastanza inusuale, ed è tra l'altro questa quota che io sto su cui sto camminando, la quota in cui all'inizio, quando noi siamo entrati nel palazzo, esistevano delle solette. Tutti questi spazi sono stati lavorati, diciamo, per sottrazione, è stato soprattutto un processo di demolizione che ha portato a fare in modo di far emergere la struttura originale architettonica, i volumi e lo spazio, da una situazione che era estremamente compromessa dalle aggiunte che si sono stratificate nel tempo. Quindi all'inizio è stato veramente un percorso un percorso di ascolto del palazzo e per cercare di capire cosa il palazzo poteva diventare partendo dalle condizioni in cui era. Questo è uno dei casi più eclatanti, perché sono i lavori che stavamo compiendo nella corte principale della corte della Giacaranda, che deriva il nome da questo grande albero che ha una geometria piuttosto complessa. Anche in questo caso abbiamo dovuto sventrare completamente la corte per poter far passare le dorsali impiantistiche.
nei lavori di sventramento abbiamo scoperto, perché era proprio come a livello archeologico, un sistema di rampe che era previsto nei documenti che noi avevamo consultato ma che ancora non avevamo trovato. Quindi in questo caso il progetto della scala che avevo disegnato all'inizio è stato completamente abbandonato e ho dovuto mettere in piedi un progetto completamente diverso che tenesse conto di questo sistema. Quindi il muro della rampa era questo qua, il sedime della rampa è questo. L'idea di avere una scala realizzata con una tecnica tradizionale siciliana, cioè fatta a bacchette di ferro alternate a vuoti, consentiva di avere una superficie molto trasparente per fare in modo che il sedime della rampa fosse visibile al di sotto e fosse illuminato poi da un sistema di LED che è messo sotto i gradini. Dall'alto questo funziona in questo modo. Quindi questo segno, che è molto forte, in realtà deriva dal fatto che di aver interpretato e aver trovato queste due discese di rampa. Gli spazi che va a servire questa scala sono degli spazi espositivi adesso. Prima erano le stalle del palazzo e anche in questo caso, essendo seminterrati, avevano un grossissimo problema di umidità. Quando siamo arrivati la situazione era questa, cioè tutta questa parete era una parete controterra e l'idea di appoggiare o di esporre su questa parete delle opere d'arte non era tanto fattibile. Quindi l'ipotesi di progetto è stata quella di avere una pavimentazione sempre sopraelevata con una reazione forzata che cercasse di prosciugare l'umidità dell'aria e poi, come dire, evidenziare le qualità spaziali di questo ambiente attraverso sempre il solito pavimento di calcestruzzo e l'uso di intonaci naturali traspiranti. Questo è lo spazio monumentale delle cavallerizze. Ogni palazzo di questo tipo aveva, per così dire, una stalla più monumentale delle altre. C'erano questi spazi a tre navate, in questo caso con delle colonne di biglieni, dove erano come dire, ospitati i cavalli di prestigio della casa. Quello che vedete là in alto è l'arrivo di quel sistema di passerelle che vedevamo prima. Anche in questo caso tutto questo spazio era stato occupato da costruzioni successive, da solette, da tramezzi, da murature e una pavimentazione nuova. Abbiamo fatto dei saggi e abbiamo trovato che c'era la pavimentazione antica e anche in questo caso abbiamo scoperto, rimuovendo la pavimentazione in basso delle antiche, che è stata poi integrata in queste zone dalla pavimentazione di cemento di calcestruzzo. Un altro esempio di quello che il palazzo propone durante i lavori, perché è il palazzo che in realtà detta l'agenda dei ritrovamenti, naturalmente, perché man mano che i lavori vanno avanti vengono a scoperto delle situazioni che nessuno poteva immaginare fossero lì, ed è il caso di questo elemento. Questo elemento è abbastanza interessante dal punto di vista generale. È un canale rivestito di maioliche, realizzato probabilmente nell'Ottocento, utilizzando maioliche di recupero antiche ritrovate durante i lavori, che serviva a portare il sistema di raccolta delle acque della facciata che è in quel punto verso una cisterna che stava nel cortile. Quando è stata piantata la giacaranda nella corte, la giacaranda crescendo ha colonizzato con le sue radici questo canale perché andava alla ricerca dell'acqua. Quindi ha trovato un passaggio comodo per poter entrare senza troppi problemi e ha trovato anche l'acqua perché in uno degli androni del palazzo abbiamo scoperto che c'è una sorgente d'acqua naturale molto fresca da cui si abbevera la pianta. Allora, in questo caso, questi locali che erano in partenza i locali macchine del palazzo, quindi potete immaginare come erano rovinati, la scoperta di questo elemento ha determinato un completo cambio di progetto, cioè è stato introdotto una pavimentazione, un taglio nella pavimentazione per consentire di razionalizzare, di far vedere questa radice, trasformando l'insieme della radice e del canale che lo contiene in un elemento abbastanza caratteristico ed è infatti uno dei punti più fotografati durante il percorso di visita da parte dei visitatori. Il sistema è fatto da solito discorso calcestruzzo gettato e levigato in opera per la pavimentazione, contenuto con delle fasce di ferro che sostengono anche le lastre di vetro per realizzare il calpestio trasparente. E questo è il risultato finale del restauro della seconda corte, che ha perso le caratteristiche monumentali che erano state disegnate da Amato, non ci sono più le fontane, tutti gli apparati decorativi sono andati perduti, ma ha acquisito un'area molto esotica, perché io ho sempre pensato che questa corte fosse molto simile a certe corti messicane che ho visto durante alcuni miei viaggi, con la presenza molto importante delle essenze arboree che sono state poi messe a dimora, sono state tutelate durante tutti i lavori di restauro e la realizzazione di una nuova pavimentazione che tiene conto
di una serie di elementi preesistenti, ma che li innova completamente. Da questa scala si sale poi alla caffetteria del museo. Questo è lo spazio espositivo sotterraneo che vedevamo prima. Il primo piano nobile è caratterizzato dal fatto di essere a tutti gli effetti una struttura mista come funzione, cioè è espositivo ma è anche residenziale. Le parti in bianco sono quelle occupate attualmente dalla residenza dei proprietari. Le parti in azzurro più scuro sono sempre parte della residenza dei proprietari, ma sono la sequenza di saloni che è possibile visitare su accompagnamento, perché in questo caso le opere della collezione sono esposte come se fossero in una casa. Quindi ho i tavolini con sopra le ceramiche o con sopra i vetri, ma senza nessuna protezione, non ho vetrine, non ho nulla. Quindi una volta alla settimana questi saloni vengono aperti e le persone che lo vogliono visitare devono, come dire, essere seguite da un personale nostro che li accompagna e spiega, tra l'altro, le cose che si vedono. Queste invece sono delle camere che sono sempre aperte e dalle quali si dà accesso poi al sistema delle terrazze. Il sistema dello scalone è rappresentato in questo modo molto schematico per far capire la complessità di questo scalone, e una cosa originale è questo disegno che risale a Viollet-le-Duc, fatto nell'827, che rappresenta esattamente lo stato dello scalone così come l'abbiamo trovato. Quindi è abbastanza interessante notare che Viollet-le-Duc, in un suo disegno, in un suo viaggio di studio, riteneva questo scalone abbastanza importante da dover essere riportato. Questa è l'immagine dove si vede poi il classico sfondato architettonico dipinto fatto da Fumagalli e invece le figure realizzate da Martorana, che sono due tra i pittori decoratori della Palermo settecentesca che hanno praticamente fatto tutta la maggior parte dei palazzi, il decoro dei palazzi importanti della città. Dal nostro punto di vista anche noi abbiamo avuto il nostro Martorana, che è David Tremlett, che ha inserito su alcuni elementi che noi abbiamo progettato ex novo, dei decori che lui ha pensato e ha proposto. Questa sala, quando noi siamo arrivati, era la sala destinata a ospitare il servizio di catering, perché tra le varie cose che il palazzo svolgeva come funzioni era anche quello di essere un posto dove fare i matrimoni. A Palermo i matrimoni sono delle cose cospicue, cioè sono ospiti almeno 400 persone, quindi occorre una struttura adeguata. Palazzo Butera era diventato una struttura di questo tipo. Questa parte erano le cucine, quindi potete immaginare cosa poteva essere. Erano completamente rivestiti di piastrelle bianche, erano stati costruiti dei tramezzi, abbassate le volte. Insomma, era stato completamente assicurato lo spazio. Ancora una volta quello che abbiamo dovuto fare è stato di togliere tutto quello che era stato aggiunto per poi cercare di riconfigurarlo dal punto di vista spaziale come i saloni sul lato mare, perché questo era un salone importante. In realtà non è stato possibile ciò, perché la soletta, la stanza era stata tagliata in due da una grande soletta di cemento che non si poteva modificare. Quindi il tentativo è stato quello di immaginare una struttura contro soffitto che potesse in qualche maniera evocare la volumetria delle volte che è presente nelle altre sale, senza poterlo fare. L'idea è stata quella di utilizzare un controsoffitto completamente sganciato dalle pareti, arrotondato sugli spigoli, ma anche con una sezione curva. Cioè abbiamo una zona centrale che è piana e poi alle estremità il soffitto si curva. È come se fosse un grande vassoio su cui David Tremlett ha potuto in realtà operare, come dire, il suo decoro, ragionando in termini di colore, in termini di sfondato architettonico apparente, come se fosse un decoro antico. Questa immagine mostra abbastanza chiaramente i rapporti che esistono tra le due parti e, come dire, la sensibilità con cui David Tremlett ha interpretato il tema sia dal punto di vista spaziale che dal punto di vista coloristico. Questa è la sala della biblioteca, che costituisce il termine della grande enfilade del primo piano, dove abbiamo la parte basamentale, che è questa parte qua, che è la parte più antica settecentesca, la parte sopra è la parte ottocentesca. In questo caso la biblioteca, quando noi siamo entrati e abbiamo iniziato le operazioni di restauro, era completamente vuota. Il loro fondo è stato dato all'Università e all'Archivio di Stato di Palermo. La decisione è stata quella di lasciarla vuota, anche perché non ci pareva necessario né opportuno, come dire, ripristinare una funzione, in questo caso in senso mimetico, ma il rapporto invece tra le opere della collezione, che è per esempio questa, e uno spazio esistente doveva essere chiarito in alcuni termini, soprattutto facendo chiaro che queste opere, come poi vedremo anche nelle altre sale, non sono opere che sono nate per stare qua, sono state portate qua. Quindi l'idea di esporle
con un sistema allestitivo che fosse completamente distaccato dalle pareti, in qualche maniera serviva a evidenziare questo fatto. Nello specifico, poi questa tavola, una tavola di Franz Floris dipinta alla fine del Cinquecento, ha la peculiarità di essere dipinta su entrambi i lati. E era stata già pensata così, perché questa cornice, che è la cornice originale, riportava alle due estremità dei cardini, in maniera tale che si potesse, come facesse parte di una boiserie, aprire il pannello e vedere anche la pittura retrostante. La decisione in questo caso era stata quella di metterla al centro della stanza in modo da poter girare su tutti i lati. L'altro tema molto importante nel restauro del palazzo è stato poi come trattare, dal punto di vista, diciamo, stilistico, passatemi il termine, le sale monumentali che venivano a scoprirsi man mano che si avanzavano i lavori. Tutte queste parti, che sono i lambrì affrescati, sono stati da noi scoperti facendo un lavoro di ricerca molto accurato e di pulizia a bisturi, quindi è stato un lavoro veramente molto lungo. Naturalmente in antico le parti superiori, quelle che adesso hanno questi colori, erano rivestite con delle stoffe, con i mollettoni, eccetera, ma erano stoffe che non ci pareva necessario né opportuno riproporre in questa formulazione, intanto perché diventava un appesantimento decorativo fuori luogo, e poi ci pareva che fosse più importante in qualche maniera ricreare un'atmosfera di colore che poteva essere derivata dalle stoffe, ma in termini più contemporanei. L'idea è stata quella di utilizzare per le pareti un marmorino. Il marmorino, sapete, è un tonaco di calce che viene steso a tre mani successive, quindi diventa una specie di velatura fresco su fresco, e questo fa sì che il colore non sia un colore piatto come sarebbe se fosse una pittura, ma è un colore stratificato che reagisce alla luce in maniera molto forte e cambia tantissimo in funzione delle ore del giorno. I colori che sono stati utilizzati derivano in realtà da quello che noi abbiamo ritrovato nei lambrì e nelle volte. Quindi l'idea base era quella di progettare questa sequenza di spazi come se fosse tornata a essere con l'ipotesi gioiosa e colorata di che doveva avere nel Settecento quando erano state costruite. Gli spazi, quelli che vedete adesso, sono gli spazi interni della casa, quindi sono, diciamo, gli spazi privati che vengono aperti una volta a settimana, e vedete che le modalità allestitive sono esattamente come se fosse una casa. Ci sono i divani, ci sono gli oggetti appoggiati sui tavoli e ci sono i quadri appesi alle pareti. Questa sequenza dimostra come dire, l'equilibrio decorativo che è stato raggiunto nelle sale, diciamo, monumentali, vive anche del fatto che gli oggetti che sono stati inseriti, che sono tutti oggetti che sono completamente fuori tradizione rispetto al contesto palermitano, perché sono oggetti inglesi, sono oggetti tedeschi, questo è un tavolo di Coleman Moser, questo è un vaso di Tiffany, quello è un quadro di Carracci, alla fine contribuiscono insieme al colore delle pareti, insieme alla pavimentazione, l'unica pavimentazione originale che abbiamo trovato nel palazzo è questa, a riequilibrare il sistema delle stanze, degli apparati monumentali, in un senso molto diverso rispetto a quello che aveva prima. Quello che rimane di decoro originale nel palazzo sono sostanzialmente le porte e sovrapporta, perché sono gli unici elementi che non sono stati asportati nel corso del tempo. Questa è la sala verde. Qua si comincia a vedere anche il criterio, diciamo, base secondo cui vengono esposte le opere della collezione. Questa è un'opera di Gilbert and George, cioè una copia d'autore degli anni 80, che nasce negli anni 80. Questo è un quadro del Settecento, quello è un quadro di Dolci dell'Ottocento, delle ceramiche. L'insieme è estremamente eterogeneo, e questo, come dire, è una delle caratteristiche della collezione di Massimo e Francesca, quello di essere estremamente trasversale e di mettere in relazione le opere secondo un criterio che è un criterio molto personale, che tenda in qualche maniera a creare delle relazioni che sono delle relazioni abbastanza inaspettate e impreviste. Da questo punto di vista questa sala è abbastanza emblematica, perché questa è la cosiddetta sala gotica. Era una sala che era stata decorata ai primissimi dell'Ottocento, quindi già abbastanza in anticipo rispetto all'evolversi del gusto della decorazione in quegli anni in Europa, e già utilizzando degli stilemi neogotici e degli stilemi arabi abbastanza originali. Quando noi siamo arrivati, tutte queste decori erano stati abbassati di tono, perché l'Ottocento non amava quest'oro, non amava questi colori, quindi era stato come se tutto fosse velato su una superficie più bassa, più piatta. Quindi il primo lavoro è stato quello di pulire tutto, di ripulire le vernici e far emergere le foglie d'oro che andavano a recuperare le cornici, eccetera. E poi abbiamo chiesto sempre ad Anne e Patrick Poirier di fare un intervento in questa sala che cercasse di rimettere in equilibrio ancora una volta l'apparato decorativo. Loro hanno proposto di realizzare queste grandi superfici a specchio,
realizzate in Francia con la tecnica che si usa ancora oggi per riprodurre i vetri delle cattedrali gotiche, quindi con questa capacità di ottenere delle superfici molto liquide, molto, con dei riflessi molto trasparenti ma non precisi, che contribuiscono a fare in modo che questa stanza abbia ritrovato un equilibrio decorativo assolutamente perfetto. A finire l'intervento è stata proposta la realizzazione di un tappeto che riprende l'ovale che ha affrescato nel soffitto quanto dimensioni e che in qualche maniera recupera dei temi che sono cari ad Anne Patrick Poirier e che in parte abbiamo già visto nella corte iniziale. Da questo sistema di stanze si esce poi al sistema delle terrazze, che è uno degli ambienti, anche questo, più rimarchevoli del palazzo, tant'è che tutti i visitatori quando vengono, la maggior parte delle foto sono sviluppate o sono fatte sul terrazzo. A proposito di piastrelle, tutte queste piastrelle sono state rifatte ex novo, ma sono state fatte a mano da un laboratore artigiano, sempre palermitano, con una tecnica molto particolare, perché sono piastrelle che non sono state dipinte, ma sono state fatte a immersione, che è una tecnica abbastanza complessa, perché vuol dire che io devo con precisione immergere una prima metà per fare il bianco, una seconda metà per fare il verde e poi tracciare un perfilo nero a mano. Sono 45.000 piastrelle, quindi hanno cominciato praticamente 2 anni prima della loro posa a essere prodotte, perché naturalmente i tempi dell'artigiano sono questi. Però è stato estremamente importante per noi cercare di avere un prodotto che fosse il meno possibile industriale in questo caso, perché la reazione alla luce di questi materiali è completamente diversa e la reazione del colore, ogni colore praticamente è diverso per ogni piastrella. Questo compone un mosaico e una vibrazione di colori è molto importante. Nell'insieme è questa terrazza, sono circa 1100 metri quadri di terrazza, che è veramente una specie di pista d'atterraggio d'aeroporto se non avessimo introdotto questi elementi, che sono delle pergole, che servono in qualche maniera a colonizzare questa terrazza e a fare in modo che su questa terrazza si possa sostare, perché sennò col sole palermitano è difficile poter restare troppo a lungo. Questo, tra l'altro, questa immagine è abbastanza interessante perché ribadisce un po' il concetto che dicevamo all'inizio, è come se fosse una stratificazione, noi abbiamo il palazzo, le corti, la terrazza e la passeggiata delle cattive. Al di sotto di questa terrazza noi abbiamo ricreato la caffetteria del palazzo, pensando che fosse un elemento importantissimo, paradossalmente vista la funzione, dal punto di vista urbanistico, perché è l'unico elemento che ci consente di creare di nuovo una trasparenza dal punto di vista proprio del percorso tra un luogo pubblico come questo, che è la passeggiata delle cattive, e il quartiere che sta alle spalle del palazzo. Cioè io posso entrare alla passeggiata, alla caffetteria delle cattive, alla caffetteria del museo, sia entrando dalla terrazza, sia entrando dalla corte. E questo fa sì che io possa attraversare virtualmente il palazzo in tutta la sua larghezza. Questa è una vista che chiarisce il concetto, cioè abbiamo la passeggiata delle cattive, la terrazza e il palazzo. Quello che è stato fatto è stato di ridisegnare tutto il sistema delle uscite, perché naturalmente non erano previste. La cosa interessante è che questa parte di suolo che noi abbiamo utilizzato è in realtà suolo pubblico, cioè la proprietà del palazzo finisce qua, sulla parete. Quindi abbiamo trovato un accordo col comune, noi abbiamo fornito il progetto e abbiamo fatto la piantumazione delle essenze e loro ci hanno consentito di utilizzare queste uscite che prima non erano previste. Questa è la caffetteria, dove si mostra subito una delle caratteristiche peculiari. Uno è fatto la trasparenza, questa è la giacaranda. Io entro dalla passeggiata delle cattive, la prima cosa che vedo in asse è questo albero. L'altra cosa è il tentativo, come dicevo prima, di riutilizzare tutto quello che era possibile utilizzare. Queste sono le terrazze, sono le maioliche originali che prima erano sulla terrazza. Sono state inserite in questa specie di passatoia, perché una delle immagini, quando ho cominciato a pensare a come strutturare questa caffetteria, è stata proprio quella di immaginarla come una sequenza di quinte realizzate col marmorino verde e sottolineate da questa passatoia di piastrelle originali. A lato c'è il solito pavimento di calcestruzzo, però realizzato questa volta col cemento nero e con gli inerti di pietra lavica e sabbia di pietra lavica. Là in fondo c'è il volume dei bagni e ha come traguardo prospettico il logo di Palazzo Butera, che è stato disegnato da Italo Lupi. L'altro portato dell'idea di questa sequenza di spazi era l'idea di costruire come se fossero delle panche continue, come quasi fossero dei vagoni ferroviari realizzati in questo caso in ferro, un'unica lamiera di ferro piegata che crea degli spazi in cui puoi collocare i fan coil per l'aria condizionata, che ha i suoi momenti di mandata attaccati alla parete e invece la ripresa è a pavimento.
Questo è il secondo piano. Il secondo piano, come vedete, se ricordate, è esattamente come l'altro, come il primo piano nobile. L'unica differenza sta in questa parte, perché questa parte era stata completamente demolita durante i lavori che hanno trasformato il palazzo per un certo periodo in una scuola. Ma la struttura principale, cioè l'accesso alla scuola monumentale, la galleria dove stava il principe e riceveva i suoi amministratori, e l'accesso alla sequenza di ramp di saloni monumentali sulla sua facciata sul mare è lo stesso. Il sistema delle elettrocamere in questo caso è qua, e qua si vede molto meglio la seconda scala, che era già esistente, alla quale noi abbiamo aggiunto soltanto un ascensore, e che diventa dal punto di vista, come dire, distributivo essenziale per risolvere tutti i problemi legati alla sicurezza. Quindi queste due sono scale di sicurezza, sono evidenziate in marroncino, e mi realizzano il sistema di fuga che è necessario per un palazzo di questo tipo, essendo una destinazione museale. La cosa che noi abbiamo inserito, ma l'elemento più importante che abbiamo inserito in questo spazio, è questa galleria che è contrassegnata con il numero 7, che è una galleria destinata agli acquarelli, perché anche in questo caso, essendo delle materie molto delicate, non potevano essere esposte alla luce diretta del sole, ma dovevano essere esposte in maniera tale che il sole non arrivasse, quindi uno spazio dedicato a loro costruito ad hoc, che poi vedremo. Questa è la prima sala, e qua mette in evidenza questa immagine veramente la complessità di una struttura di questo tipo, dal punto di vista sia strutturale ma anche dal punto di vista figurativo. Noi abbiamo rimosso tutti i pavimenti per procedere al restauro statico, abbiamo trovato questo sistema di travi fittissimo, è come se veramente una foresta fosse stata abbattuta per realizzare questo pavimento, perché poi la superficie del secondo piano sono circa 1700 metri quadri, vuol dire che sono 1700 metri quadri di foresta messa in orizzontale su cui è stato poi steso il pavimento. E la decisione per questa prima sala è stata quella di trasformarla non ancora nell'esposizione delle opere di Massimo Francesco Valsecchi della collezione, ma una specie di palinsesto legato alla struttura e alla storia del palazzo. Abbiamo esposto in questo spazio intanto questi quadri che sono i feudi, che poi vedremo meglio prima, ma soprattutto abbiamo esposto il palazzo, perché certi elementi strutturali che noi abbiamo ritrovato dopo aver demolito le superfettazioni che erano state costruite all'interno della sala si sono dimostrati subito molto interessanti, molto più interessanti che non chiuderli. Quindi l'idea di lasciarli a vista nasce da una parte da un punto di vista proprio scenografico, perché sono degli elementi molto belli, ma anche dal punto di vista di spiegare dal punto di vista costruttivo come funziona una struttura di questo tipo. Cioè l'idea che la volta, per esempio, fosse una volta di fatto un controsoffitto, non una volta reale, è abbastanza importante e emerge chiaramente in questo sistema. Non solo, perché poi nel rimuovere tutti gli apparati decorativi o tutti gli intonaci successivi abbiamo riscoperto anche degli elementi decorativi tipo questo, che all'inizio non erano presenti, che sono stati lasciati in evidenza appunto per cercare di far diventare, cioè di far percepire al pubblico dei visitatori che la storia in questi luoghi è sempre una storia molto complessa, non è mai una storia lineare, e il restauro ha proprio anche questo scopo, quello di portare alla luce degli elementi che sono stati rimossi nel passaggio della storia, ma che sono parte comunque della stratigrafia e della storia del palazzo. Quindi è una stanza palinsesto questa. Questi feudi sono i cosiddetti appunto feudi, sono dei ritratti di città di fatto, che in origine erano appesi ai sovrapporta e ai sovrafinestra nella sala al piano inferiore. Questo perché? Perché certamente questi feudi portavano alla casata ricchezza, perché erano tutti feudi con agricoli, oppure alcuni di questi erano dei miniere di zolfo, eccetera. Ma soprattutto portavano il potere politico, perché per ognuno di questi feudi al principe veniva data la disponibilità di un voto nel Senato del Regno. Quindi ostentare questi 10 feudi all'inizio della sala dove il principe riceveva i suoi clienti diventava molto importante, perché faceva sottolineare la potenza e il prestigio della casata. Questo disegno rappresenta l'altra grande novità di questo palazzo al secondo piano. Siccome i soffitti e le sale erano state completamente distrutte nel tempo, l'ipotesi è stata quella di riproporre la stessa tipologia di controsoffitto che abbiamo visto prima al primo piano nobile, anche al secondo piano. Quindi tutti questi che vedete in colore sono i nuovi controsoffitti disegnati da David Tremlett, questa volta però pensandoli con già un sistema di segni che integrasse al suo interno anche questi rettangoli più scuri all'interno, che sono i binari elettrificati che servono poi per illuminare le opere.
I colori sono realizzati in questo caso non con gessetti ma con l'intonaco colorato in pasta, che dà un effetto simile al marmorino ma un pochettino più morbido. E questo è il risultato. Noi abbiamo il controsoffitto sempre staccato dalle pareti, il binario elettrificato e il sistema di segni che lo commenta. Il pavimento in questo caso è realizzato con una pietra che è uguale al marmo dell'Oglià, al marmo che è stato utilizzato per costruire lo scalone monumentale, integrandolo con un ossido scuro. Ancora una volta qua è importante sottolineare il ruolo degli artigiani, perché a parte il fatto che hanno realizzato le vetrine, hanno realizzato questi falegnami bravissimi, ma realizzare questi pavimenti in continuità, perché non c'è una soluzione di continuità sul pavimento, sono un oggetto continuo spezzato da varie linee di frazionamento, ma diciamo un'unica superficie, è un'impresa abbastanza complicata. E la planarità che è stata raggiunta, questo effetto di lucido, di strana lucentezza alternata all'opacità del cemento, è una cosa che loro non avevano previsto e che da un certo punto in poi è diventata per loro un elemento utile. Mi hanno detto che la stanno riproponendo questo tipo di soluzione anche in altre situazioni. E quindi questo è un elemento bello dal mio punto di vista, perché è come se, detto in termini moderni, la formazione che è stata fatta degli artigiani del palazzo si sta diffondendo e diventerà a sua volta una tradizione. Questa è la galleria in costruzione, la galleria degli acquarelli che abbiamo visto prima in costruzione. Mi piace questa immagine perché è come se mettesse insieme una serie di tecniche. Qua abbiamo la muratura antica del palazzo, la volta che ho fatto realizzare utilizzando le tecniche antiche con le centinature di legno e l'assito di legno, e invece il cartongesso, perché queste pareti a me servivano anche per far convogliare i canali dell'aria condizionata. Hanno un certo spessore perché hanno contenuti i canali. L'insieme di queste tre tecniche che paiono completamente disparate poi dà luogo a un ambiente unitario che è questo, che è un po' quello che succede negli altri ambienti del palazzo. Le sale monumentali che abbiamo visto prima in realtà sono sale, tra virgolette, finte, sono delle scenografie, perché non nascono dalla muratura reale del palazzo, ma sono delle scatole dentro le scatole, come adesso andremo a vedere. Questo è sempre il sistema strutturale che è sempre estremamente affascinante, per cui ho ripetuto l'immagine. In questo caso è per evidenziare il fatto che quando è stata trasformata in scuola questa parte del palazzo, questa zona era la zona della palestra. Quindi questi tiranti sono stati messi per evitare che ci fossero delle vibrazioni eccessive sul pavimento. Non si potevano più ritogliere, perché ormai hanno assunto una stratificazione statica che non consigliava di muoverli, e per cui sono stati integrati in questo caso in questi due grandi pannelli, che è come se fossero dei pannelli di allestimento, ma che in realtà svolgono una funzione importante. Qua si ha modo di vedere molto bene il soffitto con il gioco di segni tra i binari e i disegni di David Tremblett. In questa stanza che vedrete da questa parte abbiamo lasciato un elemento proprio per dare modo alla gente di considerare com'è stratificata la storia del palazzo e com'è complessa la sua struttura. Questo è il pavimento una volta tolto l'assito preesistente. Abbiamo rimesso, come al solito, il pavimento di cemento, ma ho deciso di lasciare una striscia di vetro sulla parete in fondo in maniera tale da consentire alla gente di guardare quello che c'è sotto. Questi sono i saloni che stiamo vedendo prima, quindi le contropareti, le volte, qua vengono identificati in senso stretto, cioè sono delle strutture secondarie che però, viste da sotto, hanno un'apparenza assolutamente, come dire, primaria e supportano il sistema decorativo del palazzo. Questo elemento poi trova il suo corrispettivo nella parte superiore. Qua siamo nei sottotetti, quindi questa passerella, che è un'invenzione di progetto perché serviva da una parte a mostrare lo spazio dei sottotetti, perché è uno spazio che fin dall'inizio abbiamo trovato estremamente suggestivo e che dovesse essere incluso nel percorso di visita, perché poi il percorso di visita, come forse si sta capendo, non è soltanto la visita alle collezioni, ma è anche la visita al palazzo, cioè, e sono diversi livelli di lettura che è possibile compiere in una visita di questo tipo. Quindi questa passerella serve sostanzialmente ad affacciarsi sul sistema delle volte e sul sistema delle capriate, ma serve anche a entrare in questi elementi che sono le foresterie del palazzo, che rispondono all'altra esigenza di cui parlavamo all'inizio, cioè di trasformare il palazzo in un centro di conoscenze e di studi. Qua sono le foresterie che sono destinate, in cui si possono ospitare studenti e studiosi che fanno ricerche in città. Da questo punto di vista si può vedere benissimo come le strutture che reggono le sale che abbiamo visto al piano terra sono in realtà delle strutture
a sospese al sistema delle capriate, quindi è tutto un elemento di sospensione, non c'è continuità verticale della struttura e per cui la suddivisione degli spazi segue solo una logica funzionale sostanzialmente. Da questa immagine invece si capisce il grande lavoro che è stato fatto sui tetti, sul restauro dei tetti, che è quello che poi ha consentito di rendere questi elementi visitabili. Tutte le capriate sono state lasciate in situ, è stato completamente scoperto il sistema delle coperture, abbiamo recuperato tutti i coppi recuperabili e abbiamo rifatto una serie di per esempio in questo caso, le intavolature per fare la secondaria, ma soprattutto sono state restaurate con un criterio abbastanza avanzato di tiranti e trefoli di acciaio tutte le capriate, nessuna di queste capriate è stata sostituita. Questo ha avuto come effetto il fatto di avere mantenuto dal punto di vista visivo il tetto con una sua morbidezza di geometria e di andamento. Per farlo gustare, per farlo vedere, l'ipotesi è stata quella di inserire un elemento ad altana che fosse l'elemento terminale di questa passeggiata nei sottotetti. La gente può arrivare quasi alla sommità del colmo, affacciarsi sulla baia, perché questa è la baia di Palermo, e rendersi conto dell'immensità della geometria di questo palazzo. Da questa altana poi si sale a livello superiore, che è la parte più alta del Turrino, che è questa parte qua. Questa altana non è appoggiata alla superficie del tetto, naturalmente, ma è sospesa dalla scala, che è questo, che funziona come un tirante, e poi da altri due tiranti che sono dall'altra parte. Il tutto agganciato a questa piatta banda, che di fatto non è una piatta banda di stucco, ma è una fasciatura di acciaio che circonda il Turrino e distribuisce il carico. Siamo ridiscesi ai saloni che affacciano verso il mare e stiamo concludendo la visita al secondo piano. In questa stanza, appunto, quando il palazzo era stato trasformato in una scuola, hanno costruito un muro per fare un corridoio da questa parte e hanno costruito una parete per dividere lo spazio. A questo punto il corridoio che si era determinato in questa zona era buio. Hanno quindi pensato bene di utilizzare un lucernaio. Hanno bucato l'affresco per illuminare lo spazio sottostante. In questo caso noi avremmo potuto tranquillamente sigillare la lacuna, ripristinarla come proponeva la sovrintendenza, ma in realtà quindi ripristinarla facendo un lavoro in una stilose, cioè ripingendo l'affresco, eccetera, eccetera. Anche perché erano apparati decorativi non particolarmente complessi da riprodurre, quindi sarebbe stato possibile, ma mi pareva sbagliato, perché in realtà una delle cose che sicuramente non deve fare il restauro è quello di riportare indietro la freccia del tempo, cioè il tempo passato con le sue conseguenze ha delle conseguenze che permangono. Queste conseguenze non possono essere cancellate, devono essere integrate. Naturalmente non possono essere integrate in maniera arbitraria, ma devono comunque arrivare a riconfigurare un'apparenza, un'estetica della sala, perché la sala è una sala, quindi deve trovare poi il suo limite e la sua costruzione. L'idea in questo caso è stata quella di realizzare una scatola di specchio, quindi con una possibilità di molteplici riflessioni, che portasse al suo interno i colori della sala e che quindi riproducesse in qualche maniera la temperie cromatica senza doverla ridipingere. La sequenza di questi saloni sono quelli appunto affacciati verso il mare, sono caratterizzati sempre da questi colori molto accesi che derivano dai colori ritrovati nel Lambrì e nelle volte. Volte che in questo caso sono state molto danneggiate perché siamo al secondo piano, quindi le perdite d'acqua che erano dal tetto qua hanno colpito molto gli affreschi. Ancora una volta voglio sottolineare l'eterogeneità del modo di esporre le opere della collezione. Questo è un armadio di Riemerschmidt, quindi 1909. Gilbert & George 1980, un vaso di Wedgwood quindi 1780, eccetera. L'idea è quella della trasversalità, perché ogni oggetto porta insieme al resto un contenuto di sapere che è bello leggere insieme, cioè non sono degli oggetti separati, è tutta parte di una cultura che è la cultura umana alla fine. Ed è il motivo per cui, credo, questa congerie di oggetti alla fine si trova molto a proprio agio nel palazzo, cioè non ci sono scontri. È come se il palazzo fosse capace di accogliere, proprio perché è parte di una cultura figurativa molto sofisticata, anche delle cose che non gli appartengono né come epoca, né come stile, né come gusto. Questo ancora una volta è il sistema delle capriate e delle volte, in questo caso una volta reale.
e mostra lo stato in cui è stato trovato questo palazzo, perché qua c'era un bagno, è stata aperta una finestrella per dare luce al bagno, eccetera, eccetera. Quella stanza che vedete prima, che avete visto prima in rovine, è diventata questa. Anche in questo caso David Tremlett ha inserito un grande controsoffitto, un grande decoro nel controsoffitto che abbiamo approntato per lui, e ancora una volta il contrasto tra gli oggetti della sala è presente, un quadro di Gilbert and George ancora, questo è un tavolo di Pugin e dei vetri di Tiffany. Questa è l'ultima sala del palazzo, che l'ultima sala del museo, diciamo, della parte museale, che è caratterizzata dalla presenza di questo grande quadro, sempre di Gilbert and George, e poi questo tronetto cerimoniale che è stato disegnato da Bernini per la Chiesa di Gesù. La cosa che può essere interessante è notare che questo tavolo, che è un tavolo di Godwin, cioè un architetto della fine dell'Ottocento, della fine del Settecento, era di proprietà di James Stirling. Questo è l'ultimo intervento che hanno fatto Anne e Patrick Poirier all'interno del percorso museale. È un'unica stanza in cui loro hanno deciso tutto, cioè hanno deciso il colore della pavimentazione, sempre realizzata in calcestruzzo, gli intonaci e queste parole che emergono nella lettura, dalla calma della lettura. Cioè in realtà questa è una specie di stanza di decompressione. Prima di arrivare al percorso finale, la gente può arrivare qua, sedersi e stare tranquilla e vedere emergere quella serie di parole che sono raccontate e descritte sull'intonaco e trovare, come dire, dei momenti di equilibrio molto più tranquilli. Questo è l'elemento di finale del percorso. Siamo nella galleria d'uscita che porta poi allo scalone monumentale, che è anche la via di fuga, tra l'altro. In questo caso David Tremlett, questo corridoio è stato costruito, è stato realizzato nel 1922, quando il palazzo, quest'ala del palazzo quantomeno, è stata occupata da un principe borghese che ha sposato una delle eredi Lanza. E quindi hanno trasformato quest'ala del palazzo settecentesca, ancora molto ben conservata, in un edificio, in una sequenza di spazi molto più borghesi, diciamo. E quindi con una domesticità accentuata. Hanno abbassato gli spazi, le altezze, hanno ristretto gli spazi, hanno creato delle strutture di distribuzione che sono poi sostanzialmente questo corridoio. Questo corridoio è stato deciso di tenerlo, soprattutto da parte della sovrintendenza, e abbiamo chiamato in questo caso ancora David Tremlett a integrare questo spazio con le sue geometrie in maniera tale da portarlo verso la contemporaneità e giocando su un contrasto che mi pare abbastanza interessante e riuscito tra un decoro, diciamo, borghese e invece una costruzione molto più vicina al nostro gusto. Quello che vedete da questa parte è lo scalone monumentale dal quale si scende di nuovo ai cortili e finisce così il percorso di visita, come finisce adesso questa presentazione. Naturalmente, se ci sono questioni, domande o qualcosa che volete sapere, sono a disposizione. Grazie Giovanni, di questo tour de force che hai compiuto. Mi rendo conto che uno sforzo notevole di riassumere un lavoro di 4 anni in poco meno di un'ora. È interessantissimo capire, cioè, la bellezza quando la vediamo è, come dire, semplice, immediata, ma per raggiungerla ci vuole una fatica, diciamo, incredibile dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ideativo. Avete visto quelle foto di come era il palazzo prima, durante la costruzione, ecco, che cose che nessuno di noi immaginerebbe, e la grandissima rivalutazione, che è un atto anche, diciamo, di umiltà da parte di un architetto, del lavoro degli artigiani, perché mi dicevi che ci sono stati dei momenti in cui c'erano 150 operai, diciamo, che lavoravano contemporaneamente, quindi pensate questa fatica, diciamo, veramente, ma da punto di vista proprio materiale, no? Che ci vuole per fare le cose. E questo quindi anche per chi volesse intraprendere la
professione dell'architetto, diciamo, è una bella lezione. Grazie mille. Però è anche una gran bella cosa da fare, sostanzialmente, perché diventano delle esperienze che sono esperienze quasi esistenziali, perché la presenza sul cantiere è fondamentale. La presenza del cantiere è fondamentale e questo comporta delle scelte molto radicali anche di vita. Uno deve stare lì quasi come se stesse in un convento, nel senso che la dedizione è quello che conta. Poi il palazzo ripaga quando ripaga, perché a volte non ripaga, però... Come forse qualcuno sa, Antoni Gaudí, grandissimo architetto catalano, la sua ultima opera è stata la Sagrada Famiglia, che certamente tutti quanti voi conoscete, ha passato gli ultimi anni della sua vita a vivere lì dentro la Sagrada Famiglia come se fosse stato un ragno, diciamo, dentro la tela. Ma tu hai vissuto un'esperienza simile, ma ne sei uscito indenne. Grazie Giovanni, grazie mille, grazie. Adesso abbiamo con grande gioia, con grande anche emozione, il secondo ospite della giornata, l'architetto Maria Giuseppina Grasso Cannizzo. Non ci spostiamo in realtà molto, perché da Palermo ci spostiamo a Vittoria, da dove Giuseppina è collegata. Non so se riusciamo a vedere, ecco, riusciamo a vederti, perfetto. E un applauso, ecco, di saluto. Che Giuseppina ti dimostra anche l'affetto del pubblico che ti segue e l'ammirazione naturalmente per questa straordinaria figura di architetto, un vero maestro o una vera maestra, non so come vuoi essere chiamata. Che ha anche avuto un riconoscimento importante in questi ultimi anni, che è stata la medaglia d'oro alla carriera della Triennale di Milano, e che è in collegamento non con noi da appunto... Come? Mettimi un po'. Sì, ci senti? Ci senti? No. Però noi ti vediamo almeno, sì. Non sento. Non senti? Mentre cerchiamo di ristabilire il contatto e capire perché tu non ci senti, volevo brevissimamente ricordare che Giuseppina Cannizzo è una figura davvero straordinaria e quanto possa sembrare, diciamo così, un po' stridente il contrasto pensando all'architettura, io l'ho sempre immaginata come molto vicina a una figura come quella di Carlo Scarpa, un architetto artigiano che certamente non utilizza i materiali preziosissimi di Scarpa, ma utilizza materiali del nostro tempo, del nostro linguaggio, in una maniera invece preziosissima e davvero del tutto peculiare. Giuseppina Cannizzo è anche molto, come dire, interessante ed emblematica di una condizione, diciamo, del nostro paese, perché, ecco, pensate questo, Cappelletti è un architetto lombardo, lui ha lavorato per molti anni nell'atelier con Mario Bellini ed è, come dire, una sorta di emigrata all'incontrario, si è trasferito da Milano a Palermo, è diventato un architetto siciliano. Giuseppina Cannizzo è di origini siciliane ma ha avuto una lunghissima esperienza formativa prima a Roma, anche in ambito universitario alla Sapienza con il professor Franco Minissi, grande architetto e grande architetto restauratore, l'autore di Piazza Almerina, fra l'altro, per chi lo ricorda, e poi ha vissuto per lungo tempo a Torino, lavorando, credo, per la Fiat Engineering. Quindi ha un'esperienza molto complessa, diciamo, di intrecci di culture, e poi dentro questa esperienza c'è un altro filo, per così dire, molto importante, che
che diciamo si connette, fa parte della sua formazione, della sua costruzione di architetto, che è il rapporto con le arti e con gli artisti, che è un rapporto, diciamo, come dire, evidentissimo e nel suo lavoro. Non so se Giuseppina riesce a sentirci adesso. Sì, mi sento, non so se sentite. Perfetto, me. Perfetto. Mi ecco. Senti? Ecco. Ciao. Senti Giuseppina, se vuoi fumare puoi fumare, perché sei nello Ma studio tuo privato. Non quindi... posso farne meno. No, non c'è problema. Mi ricordo nel 2017 avevo presentato all'Accademia di Brera con l'ormai compianta, ahimè, Lea Vergine, altra grandissima figura di... donna terribile di Femme Fatale, le Vergine, presentavamo Codice Mendini e a un certo punto in questa sala dell'Accademia con tutti gli studenti pubblico, lei vestita proprio diciamo con quella perfezione stilistica che chi ha conosciuto diciamo come immagine pubblica ricorderà, si è, accavallando le gambe si è messa a fumare una sigaretta e lì c'è stato anche lì un applauso del pubblico. Una sorta, diciamo, di liberazione, di dire, va bene, quindi ti siamo vicini anche in questo, da ex fumatori. Allora, Giuseppina, a te la parola. Vabbè, comincio. Io sono un po' così, al solito, preoccupata e spaventata, perché dopo la relazione di Cappelletti, evidentemente il mio lavoro, diciamo, viaggia sicuramente su altre dimensioni e su altra... Cioè, non è così, probabilmente così, è molto diverso evidentemente. E, comincio, aspetta che apro, condivido lo schermo, un secondo, condivido lo schermo e metto il file. Perfetto, no, vediamo okay. Benissimo, aspetta, grazie. Un attimo. Sì. Vabbè, io comincio con, diciamo, una... Cioè, una delle cose più importanti, diciamo, dei rapporti più importanti che io ho avuto, diciamo, durante il periodo della mia formazione, che è quello con Franco Minisi. Qui ho messo un'immagine che è quella della Villa del Casale, progetto vinto per concorso all'inizio degli anni 50 e realizzato con la collaborazione di Cesare Brandi, progetto che conoscete tutti. Allora, io incontro Minisi nel 1972. E lo incontro, diciamo, perché ero convinta, dovevo fare la tesi di laurea, essendo convinta di non avere gli strumenti necessari ad affrontare il progetto, ho scelto di concludere i miei studi con una tesi in restauro dei monumenti, pensando di aver trovato la via di fuga dal progetto. Ahimè, così non è stato. Il relatore era Franco Minisi, che, come tutti sanno, è un esponente di spicco del restauro critico. Da questa esperienza è nata una lunga collaborazione col professore, che è durata 7 anni, 8 anni, facendo io l'assistente al suo corso di restauro. Allora, negli anni successivi ho messo in pratica le prime esperienze di progetto e di cantiere, mi hanno così indotto a riflettere, a verificare, a rielaborare gli insegnamenti. Un attimo, perché volevo tornare indietro qua, un secondo. Perché sto facendo, diciamo, di verificare e di elaborare gli insegnamenti, e ho stabilito anche delle relazioni con esperienze completamente diverse, con discipline e ambiti conoscitivi, specialmente negli anni Ottanta, come le arti visive e il lavoro anche, diciamo, la catena di montaggio, che è come posso definire il lavoro che io ho svolto alla Fiat Engineering per la ricostruzione in Basilicata. L'esperienza diretta, certamente, le frequentazioni nel corso degli anni del mondo delle arti visive hanno sicuramente generato approfondimenti e riflessioni successive che hanno influito sicuramente, almeno credo, in maniera sostanziale sull'atteggiamento con cui affrontare il progetto e sul controllo anche del processo. Questo, diciamo, è una
precisazione che ci tengo a fare, perché altrimenti il mio modo di lavorare può evidentemente essere visto non considerando questo punto di vista in maniera così un po' forse sbagliata. Solamente negli anni successivi, solo nei primi anni 90 sono diventata, quando ho deciso di dedicarmi completamente a questo lavoro, quindi di fare in maniera consapevole l'architetto, mi sono accorta che i principi teorici del restauro critico non solo costituivano una parte del retroscena culturale della mia formazione, ma venivano utilizzati da me nelle fasi di progetto come strumenti di controllo del processo di elaborazione, sia nella nuova edificazione sia nei casi di riuso, che sono stati poi la maggior parte, specialmente nei primi anni, sono stati prevalentemente il mio campo di ricerca. Quindi l'esistente in qualche modo è stato sempre per me l'origine del processo di trasformazione ed è stato sempre impiegato in qualche modo proprio allo stregua di un materiale da costruzione, è stato impiegato come materiale da costruzione, diciamo meglio. Allora, questa è la cosa. Adesso io qui, adesso velocemente, tanto per capire, ho messo una serie di progetti del passato che appunto dimostrano, diciamo che in qualche modo, adesso su questi non mi soffermo, dimostrano in qualche modo il lavoro appunto sull'esistente. Questo è un progetto del 91, questo è un progetto mi pare del 93, e che è una piccola, ecco, vedete la situazione da cui parto. Evidentemente io non parto da grande palazzo patrizio, parto in questo caso da una casa abusiva e da un piccolo spazio, diciamo, da un piccolo edificio che viene acquistato e su cui io devo intervenire per poter pensare un'addizione, un ampliamento del primo piano di questa casa. Queste sono varie cose, con questo poi il risultato finale, questo sempre il progetto, questo tanto per dire che per me qualsiasi progetto, sia una ristrutturazione interna, che adesso vedremo, un progetto anche nel paesaggio o un progetto su uno spazio urbano, in realtà hanno lo stesso peso, diciamo, e in qualche modo affrontano sempre il problema della trasformazione dell'esistente. Questo è il progetto di un appartamento che ancora non era stato costruito, questo è un piccolo progetto, come vedete, di una frazione di una casa di un pescatore con un ampliamento. Evidentemente ognuno di questi progetti, questo è una cosa così più interessante, questa è ad Aci Castello, questo è un progetto del 2015-5 non realizzato, che interviene su una stecca di edifici rurali all'interno di un parco, di una villa, e quindi queste sono poi una serie di immagini. Questo per esempio è un'installazione fatta per l'allestimento di una mostra al Maxi, anche qui mi confronto con lo spazio esistente, spazio peraltro che ho trovato difficilissimo, che era quello progettato da Zadid, questa è la sala 5 del Maxi, dove evidentemente dovevo trovare un modo di non intervenire assolutamente sull'architettura del Zadid, di creare una struttura totalmente autonoma che in qualche modo risolvesse il problema dell'installazione. E questa è una foto di cantiere dell'installazione fatta, che in qualche modo avrebbe in qualche modo supportato e consentito l'allestimento della mostra. È una sorta di ottovolante gigantesco che si incunea ad avvolge gli elementi strutturali che sono al centro della sala 5. Qua siamo in campagna a Menfi, ecco, qui siamo in presenza di una serie di edifici rurali e all'interno di una strategia, qua è molto complessa, non posso spiegare, ne utilizzo
qualcuno, uno creando uno spazio per la degustazione e mantenendo in piedi la struttura originaria, e quest'altro invece, anche questo viene riutilizzato, ovviamente smontata tutto il rivestimento esterno e tutto, e trasformato in residenze temporanee. Qui ci abbiamo poi anche l'oleificio al posto di questo gigantesco, di questa gigantesca stalla, viene creata, ecco, una struttura molto simile, che è, diciamo, la zona del briefing del nuovo oleificio, diciamo, intervenendo con lo scavo nella parte inferiore per creare poi la parte di lavorazione. Questa è una vista di Vendicari, della casa di Noto, ecco, e questo, diciamo, mi sono dovuta confrontare anche qui con l'esistente, ma in questo caso l'esistente è, come vedete, un terreno, ecco, e questo poi è il risultato del mio intervento. Qui un altri interventi vari, questo è un grosso complesso di case rurali in campagna, anche questo è un progetto non realizzato, però che era stato, diciamo, già studiato per individuare le strategie di intervento. Qui ci abbiamo una casa borghese a Vittoria su cui intervengo, e come vedete, per esempio, qui diciamo, gli interventi sono minimi. Qui c'è una demolizione di questa superfetazione a ridosso del muro della chiesa, e qui c'è solamente l'intervento, viene aggiunto solamente quello che vedete in rosso. Tutto il resto dell'intervento, diciamo, si risolve con una riorganizzazione degli spazi di circolazione, e quindi, diciamo, destinando in maniera diversa, diciamo, le varie stanze in modo tale da ottenere una casa privata che avesse evidentemente, che funzionasse in una certa maniera. L'ultimo intervento importante è stato quello in questo caso di un pavimento che in qualche modo crea un paesaggio interno completamente differente. Ecco, anche qui vedete gli infissi sono stati mantenuti, diciamo, è l'unico intervento veramente pesante qui dentro, è stato quello di inventarmi un nuovo paesaggio che abbiamo qui. Questo è un intervento, anche qui mi confronto con l'esistente, qui mi confronto con una scogliera, diciamo, che si affaccia sul porto. Ecco, questo progetto, anche questo, che è un pubblico, che però non ha visto la luce. Queste sono le planimetrie, e quindi anche qui, diciamo, l'esistente e quindi la presenza della scogliera evidentemente implica poi una serie di scelte e di interventi anche pesanti in qualche modo, perché io ipotizzo una parte di taglio, insomma, questo non sto a dirlo. Questa è una casa ultima del 2018, che come vedete era diciamo una stalla più una piccola casa privata. Non spiego sto progetto, questa è la pianta, diciamo, delle demolizioni, delle costruzioni, che spiega in qualche modo l'intervento, una pianta di progetto in cui questa è la parte vecchia e questa è il nuovo diciamo innesto, e questa poi è il risultato finale di quello che, diciamo, che ho fatto. Ecco, sono tutti progetti diversi, ma come vedete c'è sempre in qualche modo il rapporto sia col paesaggio e sia con la preesistenza. Alcuni casi sono evidentemente interventi su oggetti trovati, dove il paesaggio evidentemente è fuori. Qua abbiamo ancora un progetto su uno spazio pubblico a Ragusa, anche questo purtroppo, questo è fatto del 2020, non vedrà la luce perlomeno col mio progetto. E questo è uno spazio che mi interessava molto, e nell'area del, diciamo, che era prima delle ferrovie, l'area dello ex carro merci, e qui c'è appunto un progetto urbano che in qualche modo si confronta con quello che c'è intorno, trova altre connessioni e trasforma questo posto, assegna dei ruoli, delle funzioni, però sempre tenendo conto che ogni funzione è connessa all'altra e in qualche modo è connessa pure col resto della città. Questo era un cul-de-sac completamente,
diciamo impraticabile, e impraticabile non diciamo aveva un solo ingresso. Adesso diciamo le connessioni con la città diventano tante, quindi da qualsiasi parte in qualche modo è possibile introdursi e diciamo, però insomma purtroppo anche questo è andato male. Quindi diciamo che l'esistente, come ho detto prima, è sempre l'origine per me del processo di trasformazione. Il progetto di trasformazione, insomma, questo credo che è chiaro anche dal mio lavoro, è sempre, non è la soluzione, è sempre solo una risposta, e questo l'ho sempre detto, la mia risposta evidentemente in un tempo preciso e non una soluzione, non la soluzione in assoluto, ecco questo voglio dire. Anch'io probabilmente rispetto a progetti fatti nel passato, se dovessi oggi riaffrontare lo stesso tema, è probabile che, essendo cambiato il tempo, essendo cambiate evidentemente anch'io, probabilmente darei sulla questione riproposta un'altra risposta. Ecco, questo per me è importante dire, perché questo viene proprio dal restauro critico, che ti dà questa sicuramente, a mio parere, questa, così diciamo, idea che non c'è niente di definitivo, ecco questo è importante, quindi ogni cosa vale per un certo tempo e non vale per sempre. Allora, le riflessioni fatte evidentemente all'interno del mio lavoro poi si possono, diciamo, in qualche modo riassumere in queste poche righe che vedete qua. La prima, tutte cose che evidentemente sono state sempre, derivano dal restauro critico, ma poi sono state rielaborate alla luce delle mie esperienze personali nel corso degli anni. La prima cosa è la necessità di procedere caso per caso, e quindi sull'importanza per me del quadro conoscitivo globale. Oltre all'osservazione diretta, il rilievo è alla base di tutto, sia che sia un terreno, sia che sia un edificio, ed è una cosa a cui io presto molta cura e molta attenzione. La seconda cosa, il secondo punto è quella dell'equivalenza degli scenari. Quindi io ritengo che sia necessario prescindere da qualsiasi forma di giudizio su quello che abbiamo intorno, sia che sia costruito, sia che sia paesaggio, anche se fortemente compromesso, perché qualsiasi cosa ritengo che possa entrare nel progetto acquistando una nuova dignità. Non avrei potuto lavorare nella zona dove lavoro io, dove spesso i paesaggi sono massacrati, le città sono fortemente compromesse da architetture spontanee e quindi diciamo da serbatoi dell'acqua che troneggiano sui tetti. Ecco, se io avessi dovuto dare giudizio su tutto questo, forse non sarei mai riuscita a progettare. Ecco, quindi ho sospeso il giudizio, e ognuna di queste cose diventa per me esattamente un paesaggio, ecco. Quindi un'altra questione importante è quello che l'ambiguità per me è un valore, e quindi all'interno di uno stesso progetto utilizzo spesso strategie che possono sembrare contraddittorie, tutto questo sia per mantenere in uso gli spazi e gli usi consolidati, ma sia anche per attivare nuovi cicli di vita. E quindi tutto questo di attivare strategie contraddittorie è finalizzato alla necessità di rafforzare le relazioni tra il nuovo innesto, il paesaggio e la preesistenza. Quindi questa è un'altra questione. Un'altra cosa, appunto, che ho già detto prima, è la necessità di considerare l'esistente come un materiale di costruzione. Un'altra questione importante, secondo me, è la modalità di insediamento. Qualsiasi, ecco, la città e diciamo il paesaggio sono, diciamo, la conseguenza di una stratificazione successiva. Quindi qualsiasi occupazione dello spazio trovato, sia che sia campagna, sia che sia città, in realtà è una forma di superfetazione, si aggiunge a quello che è stato già creato. Questo è un modo che ho io di procedere, quindi secondo me il progetto è una forma della superfetazione. Qualsiasi cosa posso pensare o posso fare, ecco, è questo. Poi l'altra questione importante è la misura delle cose.
quello di sfruttare le potenzialità di quello che trovo, e poi comunque un po' come ho visto Cappelletti ha fatto nel suo diciamo, progetto e nella sua realizzazione di Palazzo Butera, bisogna sempre insediarsi con molta discrezione e misura, rinunciando a imporre il proprio valore, come diceva Minisi, quindi a introdurre elementi impropri, aggressivi e stupefacenti. Spesso bisogna, diciamo, agire con misura, anzi sempre bisogna agire con misura. L'altra questione è sulla che diciamo all'interno del mio lavoro, anche questo, scusatemi, è quello della possibilità di adattare qualsiasi progetto progressivamente, quindi sulla possibilità della reversibilità. Per esempio nel caso di interventi su costruito e quindi su un edificio, non diciamo sì storico, diciamo, chiamiamolo storico, o perlomeno vecchio, la indipendenza strutturale tra il progetto e tra l'esistente e il nuovo intervento è la condizione necessaria per garantire poi sia la reversibilità e quindi di ritornare indietro, sia anche un adattamento progressivo. L'ultima questione è quella che, appunto, come forse ho detto prima, non so se si è capito, che è l'aspettativa di vita di qualsiasi intervento. Quindi qualsiasi intervento si deve sempre mostrare, ma anche i nostri progetti devono essere, questa è una cosa che diciamo faccio sempre, quello di prevedere già nel mio progetto la possibilità di dare ad altri che interverranno successivamente su quello che ho fatto, la possibilità di alterare, di amputare, di fare i nuovi innesti, in modo tale che l'edificio diventi quasi un organismo vivo, ecco, questo vivente. Questa è una cosa per me fondamentale, non credo all'eternità di qualsiasi operazione, e quindi la possibilità di essere disponibile, dimostrarsi disponibile da parte di qualsiasi preesistenza è fondamentale. Quindi anche un nuovo progetto però può prevedere già questo, e quindi basta, questi punti, non so se sono stata molto chiara. Allora adesso io volevo vedere, cioè vi faccio vedere questo intervento, che è un intervento diciamo di modeste dimensioni, un edificio complessivamente di circa 400 metri quadrati, forse anche di meno, che si trova in un paese della Sicilia, in un piccolo villaggio, chiamiamolo, in Sicilia, un paese di 2000 abitanti, e che era destinato inizialmente a una scuola della Curia Vescovile, il paese si chiama Mazzarrone, e quindi era un asilo privato. Ecco, diciamo, questo è il borgo dove insiste l'intervento, e qui abbiamo il nostro edificio, come vedete. È un borgo che all'inizio, quando io avevo 10 anni, era proprio una strada lungo cui venivano costruite piccole case contadine, poi negli anni 70-80, per la nuova economia, diciamo qui si inventano, diciamo, delle coltivazioni protette, e quindi il paese diventa molto più ricco, e attorno a queste strade evidentemente nascono poi dei nuclei un po' più sostenuti, però è sempre un paese di 2000 abitanti, ecco, quindi non è che sia proprio, ecco, questo è il luogo, ecco. Allora, l'oggetto trovato, aspetti, qua è inutile. L'oggetto trovato, queste sono foto fatte durante il mio primo sopralluogo, e questo è l'edificio di cui parliamo. Ecco, ora lo vediamo più approfonditamente. Ecco, era un edificio degli anni 60, che aveva, adesso lo vedremo, poi una sua qualità, diciamo, sia negli spazi interni, sia nella disposizione degli ambienti, sia anche nella, come posso dire, nella,
Adesso no, scusatemi, ogni tanto mi perdo, e che diciamo quando mi portò la prima volta il cliente che è qui presente nella foto, mi disse, voleva sapere che ne pensassi e che cosa, se in qualche modo ritenevo che potesse rimanere in piedi diventando, diciamo, la casa della sua numerosa famiglia. Io, diciamo, ecco qua, adesso vediamo, questo è un edificio su due livelli in parte che vedete, questo è il piano terra e qua abbiamo invece un piano superiore dove ci sono le aule, adesso poi vediamo il rilievo. Questo era l'ex refettorio, ma molte parti erano state tamponate. Diciamo qui c'era per esempio una porta tamponata, questa finestra è chiusa, come vedete questo spazio era stato chiuso per questioni forse di sicurezza, e questo è quello che io, ecco, questi erano i luoghi dei bagni, le aule, e questo è il fronte delle aule, erano 5 aule una in fila all'altra, e adesso vedremo nella pianta come funzionava l'edificio. E questa è l'area esterna, che era molto ampia, e da qui, diciamo, la mattina sorgeva questo esposto a est, e quindi la mattina, diciamo, il fronte invece del refettorio era esposto a ovest, quindi le aule erano estremamente luminose. Allora, la costruzione che adesso vedremo era fatta da setti, una cosa molto inusuale, devo dire, in questa provincia e comunque in Sicilia, era fatta da setti molto snelli di murature e di mattoni pieni. Solamente al piano inferiore abbiamo la presenza di alcune travi e due pilastri che in qualche modo sorreggono poi la grande copertura. E ora adesso che adesso andiamo a vedere, questa è la numerosa famiglia, ecco la foto ne manca qualcuno, però insomma una parte della famiglia che occuperà l'asilo. È stato, insomma, a me, diciamo, durante il primo sopralluogo mi incuriosì molto questa scelta che loro fecero autonomamente senza interpellarmi di comprare questo edificio, e comunque loro fortemente evidentemente l'avevano comprato aspettando da me una risposta, che è stata quella che io ho dato, di conservare l'edificio. Il piano regolatore prevedeva in quest'area la possibile demolizione, e non solo la demolizione ma anche la costruzione di moltissimi metri cubi, quindi avremmo potuto realizzare sicuramente 4 appartamenti di dimensioni discrete, e diciamo, e questo loro evidentemente li terrorizzava, pensavano che io dicessi buttiamo a terra e ricostruiamo. In realtà la prima operazione che ho fatto è stato di accettare l'incarico e procedere al famoso rilievo. L'obiettivo era quello di realizzare quindi la casa. Gli obiettivi invece del mio intervento erano quello di rendere abitabile evidentemente l'edificio, di conservare, questo era fondamentale, le geometrie e le spazialità originali, di sfruttare tutte le peculiarità dell'edificio stesso e garantire comunque il famoso adattamento e la reversibilità. Quindi questo è l'obiettivo dell'intervento di restauro. In realtà è molto, diciamo, si limita in qualche modo a pochissimi punti. Uno è stato quello di migliorare l'efficienza energetica, e che è stata fatta sostituendo infissi, isolando le superfici piane, che comunque erano già di per sé isolate, ma è stato aumentato l'isolamento. Un altro, l'efficienza energetica è stata anche migliorata, adesso vedremo, diciamo, affidandoci al riscaldamento, cioè abbiamo usato il riscaldamento a pavimento e il raffrescamento in modo tale da migliorare, diciamo, la situazione, perché purtroppo i muri, i setti di muratura, come noi andremo a avere di mattoni pieni, non potevano essere, diciamo, in qualche modo impacchettati, perché ovviamente il progetto sia sul prospetto sia all'interno sarebbe cambiato completamente, e quindi questa roba è stata evitata, quindi abbiamo affidato tutto al soffitto, agli infissi e ai pavimenti, e siamo riusciti a rientrare nella classe, un'ottima classe di quindi rimuovere. Poi l'altro era quello di rimuovere i materiali nocivi, e in questo caso vedremo, avevamo una grande presenza di Ethernet,
ed è stato rimosso completamente, quello del risarcitura evidentemente della muratura, di recuperare tutti i materiali integrando eventualmente le parti mancanti, e poi l'ultima scelta, l'ultimo obiettivo era quello di progettare delle strutture provvisorie costruite fuori d'opera che venivano poi immesse alla stregua di un qualsiasi mobile all'interno dell'edificio, per garantire in questo modo, per assicurare tutte le funzioni e nello stesso tempo garantire l'adattamento e la reversibilità. Quindi adesso vediamo, ecco, queste sono le superfici di Eternit che rivestivano il prospetto, che sono state eliminate. Queste sono le due demolizioni e ricostruzione dell'edificio. Ecco, come vedete, questo è il piano superiore, era diciamo caratterizzato dall'ampio ingresso che divideva, spaccava l'edificio a metà, da questa parte le aule, le cinque aule si erano ridotte a tre, e diciamo, come vedete, io intervengo e stampono piccole cose che erano state tamponate e ricostituisco le cinque aule originarie. Questo atrio si affacciava poi da questa parte c'erano i servizi igienici, e anche qua mantengo anche qui la stessa destinazione, ovviamente riprogettandoli, e da qui poi partiva la grande scala che adesso vedremo, che poi arrivava al piano superiore, sottostante, dove c'era il refettorio, l'appartamento del sacerdote, che è stato quello che aveva finanziato questa operazione, e una serie di servizi. Come vedete, da questa parte abbiamo lo stato di fatto e di qua lo stato di progetto. Non è cambiato assolutamente niente, l'unica differenza che io all'interno di in questa sezione, l'unica differenza è questo volume che voi vedete in questo punto, che io inserisco appunto per rispondere alle necessità di una casa ovviamente contemporanea e moderna. Quindi queste sono le due piante, un attimo, perché ecco, il disegno degli infissi è stato una follia, perché avevamo in una casa, essendo una scuola, aveva più di 150 metri quadri di infissi, quindi sono stati preparati gli abati, e purtroppo ho dovuto in questo caso io disegnarmi punto per punto l'innesto e l'attacco ai muri, perché le situazioni erano tutte assolutamente differenti, quindi è stata questa roba pensata e studiata in maniera, questi sono ovviamente solamente alcune tavole. L'ultima cosa che avevamo detto era quello di progettare queste attrezzature provvisorie, che vengono pensate come bagaglio. Attrezzature provvisorie, per esempio in questo caso, è questo volume che contiene il guardaroba, che è, il bagno, ce ne sono altri evidentemente, e sono state esecutivizzate per essere poi realizzate fuori d'opera e poi trasportate, montate e rimontate in cantiere. Ecco, che cosa portano, queste, adesso abbiamo due tavole, ecco, il momento in cui, ecco, le attrezzature provvisorie sono 1, 2, 3 e 4. Queste quattro attrezzature in qualche modo mi consentono a questo punto di rendere questa casa efficiente dal punto di vista delle necessità sicuramente di una famiglia molto numerosa. Ecco, queste sono le cinque aule, come vedete, e ci sono quattro camere da letto a questo piano, uno studio, qui c'è il servizio dei ragazzi, dei maschi, e qua c'è quello delle ragazze e delle femmine che stanno da questa parte, che è un po' più cosa. Questo diventa una sorta, mantiene sempre la funzione originaria di ingresso, ma nello stesso tempo diventa un luogo di vita, per cui qui viene posizionata un'attrezzatura e diventa un luogo dove uno può stare, chiacchierare, studiare, una sorta di ulteriore spazio di lettura, questo comunque mantiene la sua funzione. Le aule rimangono da questa parte, diventano gli spazi privati, i bagni. Al piano inferiore il refettorio diventa il grande soggiorno,
Qui vengono fatte invece delle demolizioni, anzi qua una ricostruzione all'interno dell'appartamento del sacerdote, e viene destinato questo a uno dei membri della famiglia che ha una certa età e che sarebbe la nonna, che decide a questo punto di essere anche autonoma, nello stesso tempo però attraverso un'apertura che è stata stamponata riesce però a partecipare alla famiglia, alla vita della famiglia nel living, quindi ha il suo soggiorno, ma può anche evidentemente attraversare lo spazio comune. E qui vengono inseriti una serie di servizi, cucina, lavanderie, queste robe qui, non è molto... Questa è l'ultima fase del progetto in cui c'era il problema di... loro arrivano e dovevano occupare questo spazio, avevano una serie di cose mancavano. Con questa pianta evidentemente segnalo possibili nuove acquisizioni e l'inserimento di tutto quello che loro avevano nella loro casa. Non ho scelto assolutamente niente, ho solo disposto diversamente le cose, cercando di utilizzare tutto e di non escludere nessun tipo di oggetto che appartenesse alla loro vita precedente. E queste sono sui due piani, quindi adesso ecco questo, e sono questa è una foto di cantiere. Ecco, qui vediamo la muratura, qui vediamo che è stato tolto l'Eternit, tutte queste superfici che sono leggermente arretrate rispetto al setto, di queste sono inforati, di cosa sono state opportunamente coibentate, ed è stato sostituito, poi vedremo l'Eternit, intanto è stato rimosso poi con del fibrocemento esattamente con lo stesso tipo di ondulazione del precedente. Ecco, questo è lo sta, ecco qua in una fase di demolizione, ecco qui abbiamo stamponato il muro che era stato fatto probabilmente per proteggere i bambini da eventuali cadute, forse dopo aver rimosso credo un'inferriata, e qui sono stati fatti altri stamponamenti, e qui abbiamo da questa parte le aule, i bagni e il refettorio. Questo è stato la struttura non presentava cedimenti se non in questa stanza dove il quadro delle lesioni non erano micro lesioni, però erano molte, denunciava che c'era stato una leggera rotazione di questa parte qui rispetto all'edificio, causato da infiltrazioni d'acqua esterne. Quindi qui abbiamo adoperato, abbiamo scavato, come vedete, abbiamo poi fatto un intervento sia sui muri di rinforzo di queste murature con delle tecniche assolutamente non invasive, perché la cosa importante era non mi potevano aumentare questo spessore, cioè io non potevo aumentare questo spessore, perché mi sarebbe scomparsa la mazzetta che era già in certi punti di 2,5 cm, 3 cm, e quindi è stato fatto tutto all'interno del filo dell'intonaco esistente. E qua sotto e poi abbiamo iniettato delle resine che hanno rimesso in bolla tutta questa parte di casa che aveva subito cedimenti. Questa è la zona dei bagni dove abbiamo appunto tolto, ecco, le murature, vedete, avevano bisogno di molte risarciture sicuramente, e tutto questo è stato fatto. Qua è il refettorio dove abbiamo spicconato l'intonaco, questi sono è stato fatto probabilmente per questioni di sicurezza. La scuola aveva solamente due accessi, da un'apertura laterale che c'è qui a sinistra e dall'atrio superiore. L'unica operazione fatta sul prospetto è stata quella di abbassare queste aperture, di abbassarle fino alla nuova quota del pavimento, in modo tale da consentire l'accesso del giardino a tutte le camere. Questa è una vista verso, ecco, questi sono gli unici due pilastri che qua sono collegati da una trave. L'unico intervento di calcestruzzo ce l'abbiamo in questa stanza, sia sul fronte e che su in questo punto. Sono due travi di calcestruzzo che collegano i due pilastri alla muratura in mattoni, e ovviamente erano scollegate completamente dai pilastri della trave sul fronte, quindi sono stati fatti dei collegamenti per migliorare
tutta la situazione e basta, poi qui è stato, adesso andiamo avanti, ecco, questo è spiconato completamente, anche questo varco è stato stamponato, la scala si è deciso di lasciarla e di proteggerla in modo tale da non fare nessun tipo di operazione sulla pavimentazione che era in ottimo stato, quindi l'unico, diciamo, intervento fatto viene fatto, diciamo, no, niente, qua non è stato fatto niente, è stato scavato, sono state messe, diciamo, vengono messe poi in evidenza le travi di collegamento, come vedete una qua e una qua, vengono fatte altre dagli ingegneri, vengono fatte altre, diciamo, vengono prese altre decisioni in modo tale da rendere il più possibile, diciamo, per migliorare, diciamo. Il solaio, fortunatamente erano due solai sovrapposti con la stessa pendenza e quindi diciamo che l'edificio da questo punto di vista, dal punto di vista termico, già funzionava, però noi abbiamo ancora migliorato la situazione. Qui vengono fatte delle risarciture, ecco, questi sono gli interventi sui muri esterni con questo intonaco speciale che in qualche modo mi consentiva, diciamo, di migliorare la situazione nel piano, insomma, la situazione statica di questi muri, più che statica, diciamo, beh, diciamo statica, sì. E qui, come vedete, già tutto è stato ricoperto e diciamo l'intervento è stato fatto. Qui, diciamo, vabbè, la zona del bagno, ecco, questa è la nuova ondulina che verrà poi a sostituire. Ecco, dove c'era necessità, dove c'è stata necessità, ovviamente gli ingegneri hanno pensato di spiconare e, diciamo, usando sempre la stessa tecnica di risarcitura delle murature. Non c'erano lesioni qua, ma si è pensato di migliorare una situazione che presentava qualche piccolo problema. Ecco. Questo è il fronte che già, diciamo, risarcito. Ecco, qui vediamo che è stato già sostituito l'Eternit. Diciamo, queste travi, che erano tutte di calcestruzzo armato, sono state ripulite, anzi di cemento lisciato, era calcestruzzo armato ma erano riferite a cemento, e sono state anche queste recuperate. Sono state, come vedete, ci sono molte, si vedono a occhio, ci sono state fatte molte ricuciture sulla muratura in mattoni. Questo è il fronte, diciamo, delle aule, diciamo in una fase intermedia, evidentemente. Ecco, qui quello che abbiamo fatto anche è stato quello, io ho deciso a un certo punto di lasciare all'esterno esattamente la situazione che c'era, non intervenire sulle pavimentazioni, anche se consumate, se un po' sconnesse, sono state fatte delle piccole ricuciture, sono stati fatti tagli in alcuni punti che adesso vedremo per il passaggio degli impianti, ma abbiamo interrotto in questo punto questa pavimentazione perché era quella che aveva portato in realtà nell'acqua fino a questa parte dell'edificio, a questa parte che aggetta, provocando il ribaltamento, e quindi l'acqua è stata evidentemente convogliata in maniera opportuna e quindi allontanata dall'edificio. Questo è il disegno, ecco, ho deciso poi di usare materiali molto poveri, la casa era grande, il budget non era così alto e quindi ho deciso di rimettere, di utilizzare le banalissime marmette di graniglia 20-20, che erano quelle che inizialmente c'erano, ma che erano state tolte tutte in tutte le stanze, e questo, diciamo, che è un disegno dei pavimenti per cercare un po' questo, per cercare di arrivare nelle stanze per non avere poi degli scarti di misura incontrollata verso, diciamo, le murature. E questo adesso lo vediamo. Ecco, questo è una fase intermedia, qui è stato posato il pavimento, gli impianti sono tutti assolutamente esterni perché per consiglio e, diciamo, anzi per imposizione degli ingegneri non potevo fare scassi nei muri, quindi abbiamo utilizzato, dove vedete gli scassi, gli impianti che c'erano e dove non, ovviamente questo c'era già, tutto quello che non c'è, diciamo, è stato fatto tutto esternamente perché non era possibile intaccare dei setti di mattoni pieni da una parte e dall'altra di 26 centimetri, 25-26 centimetri con tagli, e quindi questa è stata una scelta anche ovviamente obbligata. Qui siamo all'interno di una delle aule, ecco, quando dicevo che poi il paesaggio, diciamo, questo paesaggio
può sembrare inquietante, però diciamo dentro questo progetto, cioè dallo spazio interno, ecco, questo stesso paesaggio che quando percorri questa città diventa, ti può inquietare probabilmente tutti, non lo so, il momento in cui entra poi dentro il progetto prepotentemente diventa poi questo è una sorta di un quadro, cioè io devo dire non potrei, loro hanno le tende adesso, poi vedremo le foto del finito, tende che non usano mai perché alla fine non le usano, però appena arrivo la prima cosa che ho io appena arrivo qua è di chiedere di alzarmi le tende perché l'eliminazione di questa vista per me è un grosso problema. Ecco, queste sono altre foto del cantiere. Ecco qua c'è questo lunghissimo vano che attraversa tutta la casa che è l'atrio, queste sono altre fasi, vado veloci, del cantiere. Ecco questa, siccome qui abbiamo alzato di 20 centimetri il livello per mettere il pavimento radiante, abbiamo utilizzato delle vecchie lastre che abbiamo trovato per ricucire, per collegare la vecchia scala al nuovo piano. Ecco questo, anche qui, ecco, all'esterno, come vi dicevo, non abbiamo fatto assolutamente niente se non delle micro riparazioni, sono state sostituite qualche lastra del gradino, ma quello che era in buono stato l'abbiamo lasciato. Viene rimodificata la quota della terra e quindi riconfigurata le pendenze del terreno per sempre collegare in maniera molto armonica, senza grossi dislivelli, quote diverse. Ecco qua siamo in cantiere dove stiamo costruendo le famose attrezzature esterne. Ecco qua l'attrezzatura viene trasferita, poi smontata in cantiere, montata ed installata all'interno dello spazio. Questo è un prospetto dopo, diciamo, subito dopo la messa in opera degli infissi. Ecco, come vedete, anche negli infissi, nel disegno degli infissi, ho cercato di rispettare il fatto che questa in realtà fosse una scuola, e quindi l'infisso, alcuni amici mi hanno detto fai tutte vetrate uniche, no, io ho mantenuto questo aspetto. Gli infissi precedenti erano molto brutti perché erano stati sostituiti negli anni, una quindicina d'anni fa, 20 anni fa, con degli infissi di alluminio di sezioni mostruose, e però le partizioni erano ripartite in più parti in modo tale da consentire pure aperture diverse, quindi posso aprirne uno di questi. Tutto questo consentiva anche garantire in condizioni diverse e per decisioni, diciamo, ognuno decide poi a questo punto cosa aprire e quando aprire, e l'apertura qui e la circolazione dell'aria diventava fondamentale per la salubrità anche del, capisco che ci sono i deumidificatori interni, che abbiamo i raffrescamenti, abbiamo il riscaldamento, però era necessario comunque stabilire pure una circolazione d'aria naturale, quindi gli infissi mantengono. Ecco, qui abbiamo l'edificio a distanza, ecco questo è il paese, e qui c'è il nuovo asilo che ha fatto il comune, che diciamo è una copia, una brutta copia di questo edificio. Qui vediamo il tetto che è stato ricoperto da lastre di alluminio coibentato, e questi sono, vabbè, questi adesso vediamo, ci avviciniamo, questo è il fronte del refettorio, queste sono delle viste dall'esterno. Ecco, questa è la vista dall'esterno, anche la recinzione esterna è stata mantenuta, quindi tutti questi paletti li ho mantenuti, abbiamo solo sostituito la rete con una rete, una nuova rete che ci consentisse evidentemente una maggiore, in molti passi forata, distrutta, insomma abbiamo sostituito solo questo lasciando esattamente quello che era. Questi due pilastri sono stati rifatti perché erano venuti a terra, e però tutto, dalle recinzioni tutto è stato mantenuto. Questo è un nuovo muro che mi delimita poi la zona dove io metto le macchine. Per
il resto, ecco, queste sono le pavimentazioni esterne dove vedete, come vedete, ho lasciato tutto come stava, quindi accettando le imperfezioni di esecuzione, accettando materiali diversi e sicuramente anche pensati, però ecco, questa è una ricucitura fatta con mattoni, con rimasugli di mattoni del cantiere dove io ho dovuto fare uno scavo per passare degli impianti. Questi sono materiali che loro hanno perché sono degli agricoltori con cui fanno, sono i paletti delle serre con cui abbiamo fatto un percorso, due percorsi nella terra per poter passare da una parte all'altra. Ecco, anche qui si è deciso di lasciare tutto esattamente come stava. Sono state smontate le inferriate, ovviamente sabbiate, rimesse in opera, però per il resto non è stato fatto nient'altro. Ecco, questo è un prospetto del refettorio e dell'appartamento che era quello quello diciamo autonomo. Questa sono foto della casa occupata, il secondo ingresso che è quello dal refettorio, qui c'è il primo ingresso dal grande atrio, il prospetto delle aule dove sono state smontate le pergole esistenti e riutilizzate tutte, modificando solamente gli attacchi al muro e quindi con dei tasselli chimici piuttosto che con queste prime entravano dentro la muratura, quindi creando problemi, quindi sono state tagliate, rifatti nuovi attacchi e riposizionati esattamente dove stavano. Questo è il grande atrio, a destra vediamo le porte delle aule, anche tutte le porte interne sono state rifatte in maniera molto semplice, adoperando un modello di porta che io avevo qua, che erano delle porte scorrevoli con laminato plastico e legno, che però erano completamente in pessimo stato, sono state rifatte tutte con gli stessi materiali. Ecco, questa è una delle aule, un'altra aula che diventa la camera da letto di un bambino, questa è la stanza padronale, la vista dal letto verso l'esterno. Adesso qui ovviamente c'è un pergolato d'uva, comunque ci sono le tende, cioè non... queste sono una fotografia della grande apertura che è rimasta, che porta alla camera dei genitori, dove si intravede l'attrezzatura che contiene il bagno. Ecco, questa è l'attrezzatura finita, qui è stato messo un vetro per avere la possibilità di, facendo la doccia, di guardare anche fuori. Ecco, queste sono delle foto. Questo è il sistema di questo grosso contenitore che in realtà si apre e si chiude e contiene diciamo una sorta di stanza guardaroba, che però evidentemente nel momento in cui l'armadio è chiuso diciamo diventa un armadio vero e proprio. Questo è il bagno delle ragazze, questo sono gli armadi e il sistema di separazione dei sanitari, perché tutto questo adesso non so se si vede, qua non si vede, ma insomma è quest'altra attrezzatura che contiene docce ed armadi per gli asciugamani, per due bagni. I bagni sono divisi in due, ci sono sanitari da questa parte e gli stessi sanitari dagli altri, due persone possono usare contemporaneamente il bagno e il sistema di chiusura è fatto tipo quello che c'era nelle scuole, cioè dei pannelli che sono sollevati dal pavimento, ecco, lo vedete qua, e non arrivano al soffitto, anche perché qua i soffitti sono tutti inclinati e non intendevo assolutamente modificare, controsoffittare e modificare la spazialità. I rivestimenti anche in maniera molto semplice sono stati dal pavimento portati anche alle pareti. Ecco, questa è a porta aperta, uno delle due diciamo partizioni del bagno, questo è quello di destra come vediamo, e qui dico abbiamo una vista straordinaria nella valle, e questo qui si chiude ed evidentemente si è isolata. Prendo, ecco, questa è quel contenitore che dicevo, e diciamo da un bagno vedo l'altro, però le porte di questi sportelli enormi che ci sono qua in realtà prendono, separano completamente i due bagni, con una diciamo calamita si attestano su questo elemento che in realtà porta oggetti, asciugamani e tutte
è quello che serve in un bagno e, diciamo, e non consente l'attraversamento della vista da una parte all'altra. Questo è l'atrio visto da un'altra cosa e da qui si vede il prefettorio sotto. Questi sono elementi sempre disegnati che fungono da bancorrente e che in realtà sono delle strutture tecniche che contengono i deumidificatori. Ecco, dunque tutto questi sono deumidificatori, deumidificatori, questo elemento che rimaneva vuoto è stato completato, diciamo, con un altro elemento che cavo e quindi che contiene degli oggetti. Da qui si vede, ecco, questa è una vista verso il refettorio, una vista dal refettorio verso la valle, una vista verso lo spazio superiore e l'appartamento autonomo e i vari spazi di servizio. Spazi di servizio vissuti, sono tutte immagini di vita, questa è la cucina che anche questa poi ha la possibilità di, cioè, un affaccio sulla valle, una contro, questa è una vista della città e dell'edificio, questa è la zona della cucina, questo è il piano superiore dove ci sono poi i bagni e le aule, ovviamente questa è la parte esterna, questa è una vista notturna delle aule, una vista notturna verso l'atrio. Questa fosse chiara perché e basta, finito. Giuseppina, grazie. Un attimo perché non riesco qua adesso, non capisco che caspita. Vediamo solo le tue mani. Ma scusami, sono sempre un po' disordinata io nell'esposizione, ma dopo un'esposizione di un palazzo così importante mi sembrava veramente quasi ridicolo presentare sto lavoro. Comunque, vabbè. No, invece... Questo che tu ci hai fatto vedere è un esempio di magia. Pensavo come un prestigiatore che tira fuori il coniglio. Ok, che tira fuori il coniglio dal cilindro. Queste parole chiave, rimuovere, risarcire, riparare, sostituire, integrare, sono parole forti. Sono parole salutari, sono parole che introducono nella dimensione del progetto una visione nuova, una visionarietà direi addirittura, anche se... Non ti sento. Non mi senti, va bene. Non sento di nuovo. Non senti di nuovo. Comunque sto dicendo cose buone di te, ecco, quindi... non dico sento nulla io. Com'è? Silenzio. Non capisco perché, però non sento. È un problema che dipende da noi o da lei? C'è qualche tastino di mute sotto che forse, non so. Ma i nostri applausi neanche li hai sentiti, allora. Non sento. Riproviamo. Quello di Giuseppina è una specie di realismo poetico. Ecco, mi ha molto colpito, cioè, pensate, un architetto che gli viene chiesto l'opportunità di costruire ex novo, abbattere e ricostruire, no? E lei che dice no, ma questo edificio può essere recuperato. E certamente questo edificio non è appunto Palazzo Butera, quindi non ha... nessun particolare pregio e ci vuole una mente, un animo molto speciale per intuire le potenzialità di bellezza che sono dentro anche all'apparente banalità. E naturalmente voglio dire, è chiaro che
cioè un lavoro di questo genere è un lavoro che mette in luce in maniera molto plastica, molto evidente, quella che può essere la funzione di un architetto come una persona che non pone i problemi al committente ma risolve i problemi, e quindi in un certo senso è anche un'opera che dà felicità, e credo che questo forse per un, insomma, per un progettista dovrebbe essere una cosa, come dire, un riconoscimento straordinario, no? Al di là di qualunque altra forma di riconoscimento critico. E poi abbiamo appunto intitolato La sostenibile bellezza del recupero, e in questo caso appunto si mostra proprio con forza che quindi il recupero non lo dobbiamo intendere solo come il recupero di edifici importanti, edifici monumentali, ma che può essere diciamo qualunque cosa possa essere recuperata, quindi è una visione un po' ciclica del mondo, di riciclo del mondo, una forma di possiamo dire di realismo, ma un realismo poetico. Questa è la cosa importante. Quando vediamo il risultato finale e il punto da cui si è partiti, ci rendiamo conto che in fin dei conti paradossalmente nulla è troppo brutto da non poter essere riscattato da un'opera, diciamo, di intelligenza. E quindi la sua è veramente un'opera di riparazione verso l'esistente a tutti i livelli, a livello del paesaggio, a livello del contesto urbano, a livello, diciamo, edilizio, purché questa riparazione sia compiuta con lo spirito giusto e soprattutto con quella grazia inimitabile che dietro la esattezza millimetrica scientifica del disegno Giuseppina ha sempre mostrato di avere. No, non so se tu ci hai sentito. Sì, ho sentito una parte del discorso. Oh, va bene. Ecco, l'importante è che sia con noi. Grazie, sì, sono con voi. Sì, perché ho sentito una parte perché poi si era disattivato l'audio. Io penso che la cosa, sai, la questione non è tanto, è sempre quella di riuscire sempre a capire che ci sono, che in qualche modo in un mondo come questo, quindi dove secondo me si produce una quantità veramente inimmaginabile di scarti in tutti i sensi, sia rispetto agli edifici che rispetto agli oggetti, alle cose, la questione di riuscire in qualche modo a utilizzare qualsiasi cosa, ma non vale solo per l'architettura, per qualsiasi roba che ci appartenga, mai capito, dall'oggetto, mai capito, che ci appartiene, che forse non ci piace, forse non è bello, però alla fine c'ha una funzione, a quello che indossiamo. Cioè io sono, purtroppo questo corrisponde, diciamo, esattamente tutti questi miei lavori, ma anche quelli del passato, da 47 anni, in realtà sono il mio autoritratto, mai capito, perché io vivo e la penso e utilizzo tutto in questo modo, mai capito? Non spreco nulla e cerco di utilizzare tutto. Quindi questo secondo me è un atteggiamento che certamente ti pone poi a dover riuscire a, attraverso quello che trovi, quello che dico io, attraverso quello che uno trova, a dare un altro senso alle cose e un altro uso, mai capito? Non necessariamente bisogna demolire, ecco, in questo caso dell'asilo evidentemente la cosa più semplice forse che avrebbe potuto secondo molti darmi più visibilità forse era quella di buttarlo a terra, mai capito, e fare una nuova villa, mai capito, con la piscina a sfioro, con tutte, mai capito, con tutto questo, diciamo, è molto lontano da quello che sono io, e quindi evidentemente ho deciso per tenere in piedi un'opera di un ignoto che però aveva una grande dignità, ecco, solo questo dico. No, io sono personalmente, essendo un po' arcaico così di natura, profondamente vicino a questa tua visione,
che è un po' una visione anche cosmica dell'idea del riutilizzo, che appartiene anche a tanti artisti contemporanei. Ricordo una mostra bellissima vista al MoMA di un artista cinese che si chiamava Waste Not, non sprecare, che praticamente costruiva queste grandi installazioni con tutti i pezzi della casa della madre smantellata, compresi i vasi che contenevano le carte riciclate, eccetera, dimostrando come appunto si può dare a tutto il mondo che ci circonda una seconda chance, una seconda vita. Non so se c'è qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda. Riusciremo a padroneggiare questo aspetto del metaverso. Se c'è una domanda, faremo in modo da farla percepire, ma io non vedo molto con questa luce che mi abbaglia. C'è qualche cosa che vogliamo chiedere a Giuseppina prima di ringraziarla davvero di cuore e lasciarla? Grazie, ti dicono. Va bene, allora Giuseppina, ti ringraziamo davvero tantissimo, è stato un intervento... Grazie a te per avermi invitato. Per me è anche commovente, ecco, quindi te ne sono veramente particolarmente grato. Buona giornata. Ciao anche a voi. Ciao.